possiamo quindi iniziare i lavori del simposio. E lascio la parola al dottor Emanuele Rossi. Grazie mille a Pietro Coletti e innanzitutto buongiorno a tutti e innanzitutto grazie di essere qui oggi a questo simposio online dal titolo Acting Età Evolutiva, Aspetti Teorici e Applicazioni Pratiche dell'Acceptance and Commitment Therapy nel lavoro con gli adolescenti. È un onore avere qui una così vasta platea che spazia da colleghi laureandi, neolaureati, specializzandi, a psicologi, psicoterapeuti, medici e psichiatri. Questa giornata in realtà nasce in un periodo molto difficile che ci ha visto tutti coinvolti in questa emergenza Covid e nasce dalla voglia di rimanere uniti, connessi e di ripartire insieme più forti, o per dirla in ottica ACT, più vicini ai valori e a ciò che per noi è importante. E questo è stato il motore poi di tanti progetti e iniziative che sono nate anche nelle scuole di specializzazione in psicoterapia cognitiva, proprio allo scopo di favorire la salute e il benessere dell'altro. È quindi un piacere potervi incontrare in questo contesto proprio nel primo giorno di quest'estate 2020, nella speranza che questa possa fungere anche da preludio a una fase radiosa e significativa delle vostre vite. Innanzitutto vorrei iniziare ringraziando il professor Francesco Mancini e lo straordinario corpo di relatori che hanno aderito con entusiasmo a questa iniziativa, il dottor Giuseppe Romano, la dottoressa Barbara Barcaccia, la dottoressa Claudia Perdighe, la dottoressa Caterina Vindirillo, la dottoressa Francesca Sternini, che oltre ad essere persone straordinarie, clinici eccezionali, credo che ognuno con le proprie peculiarità e i propri interessi specifici abbiano portato un contributo unico e vitale nel lavoro con l'ACT in età evolutiva. Ed è un vero piacere, quindi un onore, poter ascoltare oggi i loro interventi. Colgo solo un attimo l'occasione per sottolineare che questo evento è un progetto legato alla sede della scuola di psicoterapia cognitiva SPC di Ancona. E inizierei proprio da questo per presentare la prima persona che interverrà oggi e che aprirà i lavori di questa giornata, ovvero il professor Francesco Mancini, direttore delle scuole di specializzazione in psicoterapia cognitiva. E che prima di introdurre formalmente vorrei innanzitutto ringraziare personalmente, oltre che per l'amicizia costruita in questi anni, per il contributo fondamentale che ha avuto nel favorire la diffusione dell'ACT in Italia. Mi fa piacere ricordare che proprio nella sede SPC di Ancona abbiamo avuto il piacere di ospitare il cofondatore dell'ACT, Kirk Strosahl, nonché Niklas Tornek e Mathieu Vilatte, ovvero due degli elementi più illustri nell'applicazione clinica del contestualismo e della filosofia alla base dell'ACT. E a breve ospiteremo a settembre, in un workshop online, anche l'autrice Sherry Turrell. Inoltre, mi piace ricordare che proprio per la collana Cognitivismo Clinico, curata dal professor Mancini, sono uscite le edizioni italiane di alcuni volumi fondamentali, come il manuale del terapeuta ACT, Fondamenti da RFT, e naturalmente ACT per adolescenti, di cui ci occuperemo proprio oggi. E quindi con estremo piacere che introduco il professor Francesco Mancini, direttore nonché didatta e docente delle scuole di specializzazione in psicoterapia cognitiva APC-SPC, professore associato di psicologia clinica presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi, membro del comitato editoriale di numerose riviste, tra cui Cognitivismo Clinico, Psichiatria e Psicoterapia, Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale, Quaderni di Psicoterapia Cognitiva della SICCE, Rivista de Psicoterapia. È autore di circa 200 pubblicazioni su riviste e libri nazionali e internazionali e curatore di numerosi volumi, tra cui La mente ossessiva, La mente depressa, Terapia cognitivo-comportamentale del trauma interpersonale infantile e Elementi di psicoterapia cognitiva. Lascio quindi la parola al professor Francesco Mancini. Ok, adesso si sente. Bene, grazie per questa presentazione che devo dire è più che lusinghiera, quasi imbarazzante. E invece anche io vorrei rivolgere qualche ringraziamento ai partecipanti, ai nostri relatori che sono già stati introdotti da Emanuele, a Emanuele stesso, perché poi tutta l'organizzazione di questo webinar è stata gestita da Emanuele e anche con l'aiuto di Pietro Coletti che ci aiuterà anche oggi durante il webinar per gli aspetti tecnici. Come diceva Emanuele, questa iniziativa nasce all'interno delle attività della Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Ancona, infatti dove c'è un forte interesse per l'ACT e un forte interesse anche per l'età evolutiva. Due parole sulla introduzione. Perché
l'ACT può essere davvero utile, davvero importante, in particolare in adolescenza. Non solo in generale nella psicopatologia, ma specificatamente in adolescenza. La ragione, a mio avviso, è abbastanza semplice da illustrare. Sostanzialmente noi dobbiamo partire dal presupposto che in adolescenza succedono due cose connesse fra di loro molto importanti, che noi sappiamo tutti, ma rivediamole. Una è l'apertura al mondo esterno, alla famiglia. Questo guidato dall'attivazione di desideri, come dire, non solo di socialità, ma anche di sessualità, anche desideri sentimentali. E quindi questo espone il ragazzo, l'adolescente, a nuovi input, a nuovi modi di vedere la vita, a nuovi modi di pensare, a nuovi stili di vita e al desiderio appunto di instaurare relazioni anche importanti e stabili con i coetanei o comunque in generale col mondo esterno. A questo si affianca anche lo sviluppo cerebrale, evidentemente, che implica un aumento della memoria di lavoro. Ora, se noi mettiamo assieme queste due cose e mettiamo assieme un terzo elemento che è tipico dell'essere umano, cioè il desiderio di autonomia, se mettiamo assieme queste tre cose è evidente che l'autonomia, il distacco dalla famiglia di origine, l'inserimento nel gruppo dei pari, l'instaurazione di relazioni sentimentali, sessuali, romantiche, è un bisogno che esplode nell'adolescenza. E tutto questo inevitabilmente va in conflitto con almeno altre due esigenze. La prima esigenza è quella di protezione. In fondo stiamo parlando di ragazzi che escono appunto da un'infanzia e dunque con tutti i bisogni di accudimento, di protezione, di guida che caratterizza l'infanzia e che bisogni che permangono evidentemente anche nell'età adolescenziale. E non solo questo, ma il bisogno di autonomia entra in conflitto anche con dei sensi di colpa, perché è innegabile che nel momento in cui ci si distacca dalla famiglia di origine cominciano ad attivarsi tutta una serie di problemi di colpa, di sensi di colpa per chi si lascia, per il dispiacere che può provare il genitore che vede il figlio allontanarsi. Quindi paura da una parte del nuovo, bisogno di protezione quindi, più sensi di colpa per un versante e per l'altro versante, un desiderio esplosivo di autonomia, ma di autonomia, ripeto, anche sul piano intellettuale, sul piano del pensiero, sul piano dei valori, dell'ideologia e degli stili di vita. I conflitti, se non si risolvono, generano psicopatologia, ma per risolversi i conflitti di questo genere, così basici, necessitano una scelta, o perlomeno una scelta di compromesso, una composizione tra esigenze opposte, e la composizione, la scelta tra esigenze opposte e inevitabilmente presuppone l'accettazione di una rinuncia. Non c'è scelta senza rinuncia. Noi non possiamo fare, anche se banalmente, la scelta più cretina che si possa pensare, andare dal gelataio e scegliere per il gelato la crema piuttosto che quello con la frutta, ecco, già se scegli uno rinuncia all'altro, inevitabilmente. La mente umana fa questo strano meccanismo per cui tende sempre a illuminare ciò che si perde, molto più difficilmente ciò che si guadagna. Questo, ci sono un sacco di studi di psicologia generale, di psicologia cognitiva, che illustrano questo punto fondamentale. Detto questo, l'ACT è per definizione uno strumento utile, efficace, nell'aiutare le persone ad accettare le rinunce, ad accettare le frustrazioni, ad accettare le minacce, senza insistere nel volere salvare capre e cavoli, volere la botte piena alla moglie ubriaca, senza voler insistere a azzerare i rischi, senza voler insistere a ottenere esattamente ciò che si desidera, che raramente la vita lo concede. Il problema dell'accettazione dei propri limiti, delle proprie rinunce, delle minacce, delle frustrazioni è cruciale comunque in tutta la psicopatologia, o perlomeno una larga fetta di essa. Infatti, se si va a vedere, si va a stringere, se si dovesse trovare, diciamo così, cercare un nocciolo duro della psicopatologia, o perlomeno di una larga parte di essa, noi che cosa troveremmo? Troveremmo dei super investimenti tesi a, per esempio, parlando nel caso degli adolescenti, super investimenti a far valere un'idea di giustizia, super investimenti a essere inclusi e a non essere esclusi dal gruppo dei pari, super investimenti tesi a ottenere affetto, sentimenti, relazioni romantiche. E inevitabilmente bisogna imparare ad accettare la frustrazione di questi desideri, altrimenti questi super investimenti si traducono in circoli viziosi che creano
mantenimento e aggravamento della psicopatologia, della sofferenza che diventa appunto psicopatologica. Ma a mio avviso l'ACT ha anche evidentemente un, come stava accennando prima Emanuele, ha anche un altro elemento molto importante nella tipico problematica dell'adolescenza, ed è cioè l'importanza attribuita a mettere a fuoco i propri valori, cioè in altre parole a riflettere, a cercare di focalizzare ciò che per se stessi conta davvero nella vita, ciò che per se stessi merita investimenti, ciò per cui può valer la pena per l'appunto a rinunciare a desideri che sono spessissimo, sono esagerati spessissimo e se sono, continuano a essere perseguiti si traducono appunto in sofferenze psicopatologiche. Ecco, a mio avviso quindi l'ACT non solo è uno strumento, in generale l'accettazione. Questo è indubbio che l'accettazione sia un fenomeno, un punto nodale per la soluzione dei problemi psicopatologici, dunque un punto fondamentale nella psicoterapia. Oggi come oggi, nella psicoterapia cognitiva, questo punto, questo aspetto è fortemente valorizzato e sicuramente uno degli strumenti più efficaci per realizzare questo punto è l'ACT, che è un insieme anche di tecniche, di indirizzi psicoterapeutici estremamente articolato e comincia ad avere importanti convalide di tipo empirico per la sua efficacia. Quindi io non rubo altro tempo in maniera tale che possiamo cominciare rapidamente e avere quel minimo di minuti di riserva che poi spesso in un seminario si rivelano utili, anche se io ho notato che in tutti i webinar che abbiamo fatto ultimamente, anche con molti partecipanti, in realtà uno dei grandi vantaggi dei webinar è il fatto che c'è un rispetto dei tempi decisamente maggiore. E questo non so per quale motivo, però diciamo che è uno dei vantaggi del lockdown, della difficoltà a incontrarsi di persona, che è, diciamo, è anche questo, la scoperta perlomeno per me della utilità dei webinar e anche da questo punto di vista del rispetto dei tempi e dell'organizzazione delle domande e quindi in qualche modo anche della discussione. Bene signori, allora buon lavoro a tutti e ringrazio ancora una volta Emanuele per l'organizzazione, ringrazio tutti i nostri relatori, che sono tutte persone che hanno lavorato e lavorano nella scuola di psicoterapia cognitiva, in particolare alcuni di loro sono specificatamente docenti nella scuola di Ancona. E quindi buon lavoro a tutti e arrivederci. Allora al prossimo webinar. Arrivederci. Ringrazio vivamente Francesco Mancini per questa calorosa introduzione a questa giornata di formazione. Bene, direi a questo punto di iniziare con gli interventi. Una rapida informazione tecnica, al termine di ogni intervento ci sarà uno spazio di circa 5-10 minuti dedicato alla discussione, in cui sarà possibile porre eventuali quesiti, richieste ai relatori. Vi invito quindi a scrivere eventuali domande nel box Q&A, possibilmente in una forma sintetica, in modo poi da poterle porgere al relatore. In caso di domande multiple cercheremo un pochino di accorparle per area tematica e in caso di un numero eccessivo di domande ci scusiamo fin da ora se alcune dovessero venire omesse. Inizierei quindi la nostra giornata di formazione ed è un immenso piacere introdurre il primo intervento della giornata che sarà tenuto dal dottor Giuseppe Romano, che ci introdurrà l'intervento terapeutico in età evolutiva, con un riferimento specifico all'adolescenza. Il dottor Giuseppe Romano, oltre ad essere un carissimo amico ed essere stato mio didatta e codidatta proprio nella sede SPC di Ancona, è anche la persona che posso dire che più ha creduto fin da subito nel progetto di condividere l'ACT così come concepito dai padri fondatori Steve Hayes, Kirk Strosahl, Kelly Wilson e dai vari amici dell'associazione internazionale che è alla base dell'ACT e di diffonderlo poi nella sua forma originale sul nostro territorio nazionale e presso le nostre sedi delle scuole di psicoterapia cognitiva proprio a partire da Ancona. Quindi a lui va tutta la mia gratitudine. Il dottor Romano è psicologo e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, didatta e docente delle scuole di specializzazione in psicoterapia cognitiva e lasciatemi dire, è un vero formatore di quelli instancabili, che lo fa col cuore, lo fa per passione
e per il quale crescere insieme è decisamente un valore, ecco, in ottica ACT, come ha detto il professor Mancini. E oltre ad aver formato svariati centinaia di terapeuti sul territorio nazionale, Giuseppe Romano ha contribuito e contribuisce alla crescita e diffusione della terapia cognitivo-comportamentale in Italia. È responsabile dell'equipe per l'età evolutiva PCSPC, socio di data della Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva, ex consigliere del Comitato Direttivo Nazionale, socio professionista dell'Associazione Italiana Disturbo Ossessivo Compulsivo. Professore straordinario presso l'Università Guglielmo Marconi di Roma, autore di più di 30 capitoli in varie pubblicazioni scientifiche e curatore insieme alla dottoressa Isola e al professor Mancini del volume Psicoterapia cognitiva dell'infanzia e dell'adolescenza. Lascio quindi la parola al dottor Giuseppe Romano. Grazie Emanuele per questa presentazione. Io, oltre a ringraziare te e a ringraziare il professor Mancini, vorrei dire che veramente questo è stato un evento che abbiamo costruito un po' nel tempo, con l'idea appunto di già da anni, proprio a partire dalla sede di Ancona, far diventare appunto quella sede un punto di riferimento per anche l'ACT. Noi sappiamo che i corsi ACT e la diffusione dell'ACT in Italia la stiamo portando avanti su diversi fronti, e oggi abbiamo il piacere di avere con noi diciamo, esponenti, diciamo, della formazione ACT nelle nostre scuole, che da anni portano avanti questo progetto. E quindi io passerei direttamente alla presentazione per non rubare ulteriore tempo, e farei una breve introduzione a quello che appunto sarà l'intervento mio, che vuole essere un intervento in qualche modo di cornice. Più che parlare di psicoterapia in età evolutiva e in età adolescenziale in particolare, perché appunto è qualcosa di cui si occuperà poi la dottoressa Sternini nell'incontro, nell'intervento di chiusura, presentando appunto un caso clinico, faceva piacere, riprendendo alcuni concetti di quelli già descritti in apertura dal professor Mancini, e puntare un po' l'attenzione su quelli che sono fondamentalmente gli aspetti essenziali dell'adolescenza, su cui è importante poter concentrare un intervento ACT, anche per creare una cornice appunto all'interno della quale poi i diversi interventi potranno in qualche modo collocarsi. E una cornice che servirà un po' a gettare le basi, quindi io quello che mi limiterò a fare è descrivere alcuni aspetti specifici dell'adolescenza, a partire anche dalla definizione di questo arco temporale, se è possibile farlo. Sottolineerò alcuni cambiamenti che ci sono in adolescenza, che appunto riguardano alcune difficoltà ma anche alcune opportunità, appunto, come ha anticipato precedentemente dal professor Mancini. Farò riferimento a alcune peculiarità del periodo adolescenziale, e poi, partendo da una breve descrizione di un'esperienza fatta con un ragazzo che ho seguito, che appunto è poi stato preso in carico e è stato seguito appunto anche con alcune tecniche provenienti dall'ACT, cercherò di descrivere quelli che sono gli aspetti più importanti su cui un intervento ACT può funzionare. E per questa ragione sottolineerò quali sono appunto gli scopi in gioco più importanti in età adolescenziale, quindi cosa è successo a partire dall'esperienza di questo ragazzo, per cui c'è stata una compromissione, una minaccia e alcuni scopi importanti per questo ragazzo che stava attraversando questa fase evolutiva. Le credenze e alcune teorie sulle emozioni che hanno giocato un ruolo fondamentale, e poi un aspetto centrale su cui ci soffermeremo pure un po' è la disregolazione a livello emotivo e comportamentale, che un po' è una esperienza abbastanza naturale e comune, ma che può diventare realmente problematica se non gestita in un modo, diciamo, accurato. Diciamo, partirei con una frase di uno dei massimi esperti di adolescenza, Steinberg, che definisce l'adolescenza come un'età delle opportunità, appunto. E io ho aggiunto anche dei rischi. L'adolescenza possiamo definirla oggi un periodo compreso con una forbice molto molto ampia, tra i 10 e i 25 anni. Teniamo conto anche del fatto che questa ampiezza
è relativamente recente, perché circa 150 anni fa di fatto l'adolescenza era un periodo molto più breve, durava al massimo 5 anni. Si passava molto velocemente dall'infanzia all'età adulta, quindi è stato un periodo che nel tempo ha acquisito molta importanza anche dal punto di vista clinico, proprio perché di fatto è un periodo che è cresciuto, ecco, possiamo dire. È un periodo che riguarda tradizionalmente la fase dello sviluppo, inizia con la pubertà e finisce col momento in cui il ragazzo si allontana dalla famiglia perché diventa economicamente capace di gestirsi da solo, e anche questo affrancamento avviene anche a livello sociale, per cui c'è un inserimento, la creazione di un nuovo nucleo familiare, e un periodo in cui appunto non si è più bambini, ma non si è ancora adulti e non si è totalmente dipendenti. Ma è un periodo in cui si va alla ricerca di sensazioni molto forti, dove si cerca di stare in equilibrio fra controllo di quelli che sono aspetti piuttosto impulsivi e un sistema che ancora non è maturo e che si espone particolarmente al rischio. E quindi in età evolutiva, prendo un concetto importante in psicologia, è quello di compito evolutivo, e sono diverse i compiti appunto che il soggetto deve affrontare, dallo stabilire relazioni nuove e più mature con i coetanei, al prepararsi a una professione in vista dell'indipendenza economica, essere in grado di sviluppare delle abilità intellettuali e sentirsi più in grado di partecipare attivamente al mondo che sta intorno in modo responsabile. Quindi faceva riferimento prima il professor Mancini appunto all'importanza del senso di colpa e della maturazione della responsabilità, al conseguire una coscienza etica e una maggiore acquisizione morali, prepararsi a una vita di coppia stabile ed eventualmente anche alla procreazione, a raggiungere un grado sufficiente di autonomia affettiva dai propri genitori e, non meno importante, il confrontarsi con il proprio corpo e accettare i cambiamenti e soprattutto accettare il proprio sesso, tutti aspetti che sono centrali e importanti in questa fase di sviluppo. Ma fondamentalmente l'aspetto che interessa maggiormente e che trova appunto una possibilità di intervento nel campo dell'ACT è il fatto che l'adolescente deve imparare a gestire conflitti che spesso si trovano tra la conoscenza che ha di se stesso, delle proprie inclinazioni, dei propri bisogni, dei propri scopi, dei propri desideri e dei propri valori, e i valori nell'ambiente in cui è cresciuto e sta crescendo. Non è, diciamo, strano che un adolescente possa trovarsi spesso in un conflitto molto forte, per esempio adottando un comportamento che, visto alla luce di valori, principi familiari, può essere criticato, giudicato negativamente, può essere appunto deriso, o in certi casi può essere anche criticato in modo aspro, e in un altro contesto invece viene visto come un comportamento addirittura che può suscitare orgoglio e soddisfazione. Ed è la difficoltà grossa in questi casi appunto dell'adolescenza, è riuscire a mediare e a trovare un giusto modo di stare in equilibrio e trovare il proprio spazio e costruire un sistema di valori che diventa appunto personale. E quando si pensa all'adolescenza spesso si pensa a una condizione in cui molte stranezze, diciamo così, molte esagerazioni sono tipiche. Di fatto si può immaginare che un adolescente ha frequenti sbalzi d'umore, ma intense, per esempio, persistenti malinconie, quadri depressivi, pensieri, reazioni suicidarie non sono proprio tipici dell'adolescenza. Come anche può essere tipico una maggiore attenzione al proprio aspetto fisico, alle forme corporee, ma la tendenza a essere perfetti, a raggiungere ideali realistici, avere comportamenti alimentari inadeguati, tutto ciò non è tipico dell'adolescenza. Quindi noi possiamo avere sicuramente dei riferimenti normativi, possiamo avere un'idea generale di un'esagerazione che può stare entro certi limiti, se vogliamo, ma dobbiamo essere in grado di riconoscere ciò che va oltre questi limiti. Generalmente lo osserviamo soprattutto per le modalità in eccesso, e invece è molto importante anche soffermarci su modalità che sono su ciò che va, diciamo, fuori dalla curva della norma, in difetto.
Quali sono alcuni ingredienti su cui possiamo soffermare per parlare d'adolescenza? Io prenderei in considerazione, come anticipavo, alcune caratteristiche che sono importantissime in adolescenza e che permettono poi all'intervento ACT di trovare appunto un terreno fertile su cui poter intervenire. Uno dei concetti più importanti è la plasticità evolutiva. In questo periodo, diciamo che è un periodo che dura appunto circa 25 anni, c'è una forte plasticità, perché l'esperienza che il soggetto va facendo serve proprio a scolpire il cervello durante il suo sviluppo. E questi cambiamenti che avvengono a livello cerebrale all'inizio dell'adolescenza rendono la persona più incline a sperimentare uno stato di eccitazione, a essere emotivamente più attivo, a vivere anche le emozioni in modo più intenso, senza però che i circuiti cerebrali deputati a un controllo, una gestione di queste attivazioni siano già pronti e maturi per poter diciamo, regolarli. E sempre citando Steinberg, è come guidare un'automobile con un acceleratore molto sensibile e dei freni difettosi. Questo è il mondo un po' dell'adolescente. Oltre alla plasticità evolutiva, un altro concetto a cui mi piace far riferimento è quello delle 3R dello sviluppo cerebrale in adolescenza. Sono molto più forti e più attivi in questa fase il circuito della ricompensa, il circuito delle relazioni interpersonali e il circuito della regolazione. Sono sistemi che a questa età cercano, diciamo, rispondono in misura maggiore agli stimoli provenienti dall'esterno, però sono anche sistemi che possono essere più facilmente danneggiati, compromessi. Facendo riferimento un po' alla letteratura, sappiamo che 14 anni generalmente l'età media di insorgenza di maggior parte dei quadri psicopatologici che noi conosciamo, che ci troviamo a trattare, tant'è che ad eccezione per esempio dell'ADHD, del disturbo d'ansia di separazione, dei disturbi legati all'apprendimento e quelli legati allo spettro e all'autismo, tutti gli altri disturbi principali hanno proprio un esordio nel periodo compreso fra i 10 e i 25 anni. Un altro aspetto che mi piace sottolineare è il cosiddetto picco di reminiscenza. Il cervello adolescente è predisposto dal punto di vista proprio chimico a codificare ricordi in modo più profondo. Eventi che possiamo considerare banali, noi sappiamo come cognitivisti che di fatto il significato, il valore dato a un evento e quindi la valutazione che noi facciamo di ciò che ci capita dà appunto importanza a quell'evento. Di fatto all'attenzione esterno, un evento banale può scatenare una reazione emotiva più forte e più intensa. In questo periodo, infatti, il modo in cui vengono codificate le esperienze quotidiane è fondamentale e un terapeuta deve tener conto necessariamente di questo aspetto, perché è un aspetto che porta a trovarsi spesso in difficoltà nella gestione di queste reazioni esplosive anche davanti a situazioni che possono sembrare apparentemente poco significative. È come in qualche modo se il registratore del cervello fosse tarato in modo da risultare ipersensibile, un allarme che scatta improvvisamente e quasi subito, tarato male in qualche modo, ma è un male che è funzionale appunto alla crescita. E a questo punto vi presento brevemente la descrizione di un paziente appunto che ho seguito in seguito a questo evento che vi racconto. È un paziente che chiameremo Fabio, che non ricorda granché di quella sera. Era molto contento di andare alla festa dei 18 anni di un suo caro amico, soprattutto per due ragioni. Non aveva ancora 15 anni ed era stato invitato a partecipare ad un evento da grandi. Questo evento da grandi era una festa in piscina e poi aveva la possibilità di stare finalmente con Sara, la sua ragazza, per una sera intera senza le sue amiche fra i piedi. Ad un certo punto però Sara, indispettita dal comportamento di Fabio, che scherzava facendo battute con allusioni a ragazze più grandi, è andata via dalla festa molto prima che la festa finisse, senza aspettare Fabio. A questo punto la rabbia provata da Fabio per aver subito un affronto così forte, unita al senso di umiliazione, tutti avevano sentito le parole che aveva utilizzato per offenderlo, alla vergogna provata davanti agli amici più grandi che ridevano di lui per come si era fatto trattare, al timore di perderlo e alla colpa per il timore di averla ferita, lo hanno spinto ad agire in un solo modo, il modo che gli è venuto in mente, impulsivamente ha deciso di andare via dalla festa e cercare Sara per chiarire quello che era successo. E però lo ha fatto in un modo appunto sotto l'impulso del momento e in modo abbastanza disregolato, vedremo, con il suo scooter, un po' brillo, alterato e senza casco perché nella fretta l'aveva dimenticato,
ha ripercorso contromano la strada che aveva fatto all'andata. E questo l'aveva fatto perché Sara era l'unica strada che conosceva per rientrare a casa, e provava a chiamarla ripetutamente al telefono, ma lei non rispondeva, le scriveva dei messaggi e urlava per tutto il tragitto, pensando dentro di sé che era stato uno stupido e piangendo disperatamente. A un certo punto però, proprio perché era contromano ed era in questo stato, è stato investito da un'auto e si è ritrovato in ospedale. Ora, l'esperienza fatta da Fabio ci aiuta un po' a riflettere su alcuni aspetti essenziali, appunto, di quello che può capitare in adolescenza. È un'esperienza abbastanza, potremmo dire, comune, no? Perché può succedere, evidentemente. Niente di eccessivo e particolare. Però quello che è successo è che Fabio ha vissuto una sorta di tempesta emotiva. C'è l'orgoglio ferito, c'è un danno all'immagine, c'è la minaccia di perdere un affetto, e insieme a una mancata accettazione di ciò che stava provando a livello emotivo, e una mancata accettazione di quelle che potevano essere le proprie reazioni a livello comportamentale, tutti aspetti su cui ci concentreremo in questa mattinata. Ancora uniti a una impulsività molto forte in quel momento, alla disregolazione su un piano comportamentale e alla disregolazione su un piano emotivo. Cercheremo di vedere questi tre blocchi un po' nel dettaglio, vedremo un po' quali sono aspetti importanti di questi tre blocchi e poi concluderemo appunto con una riflessione a livello generale. Ci concentreremo quindi adesso prima sull'impulsività e la disregolazione emotiva e quella comportamentale. In questi momenti l'adolescente si trova molto spesso in uno stato di alterazione, accettazione, che però non ha ancora appunto strumenti per poter gestire e l'autocontrollo ancora non è del tutto stabile. Eppure sappiamo una cosa molto importante della ricerca, che gli adolescenti sembrano essere capaci di controllarsi come gli adulti, se non addirittura più degli adulti, quando ad esempio sono a conoscenza di un premio a seguito della loro buona condotta. Questo dato, interessantissimo proveniente dalla ricerca, è in linea un po' con quello che noi riusciamo a fare molto spesso con l'ACT e vi verrà presentato successivamente. Se il premio esterno, se il premio, scusate, invece di essere esterno, diventa un premio interno, ovvero diventa un centrarsi su quelli che sono per me aspetti importanti, obiettivi orientati verso i miei valori, allora è possibile più facilmente essere in grado di gestirmi e controllarmi. Ed è uno degli aspetti su cui abbiamo centrato il lavoro con Fabio. C'è una maggiore predisposizione a provare stati emotivi indifferenziati. Le esperienze che si vivono a livello emotivo si manifestano a livello intenso e non si riescono a modulare e a elaborare. Spesso quello che accade con una serie di meccanismi cognitivi di mantenimento che conosciamo molto bene, si tende a ricordare esperienze passate, si tende a riattivare immagini e pensieri che tendono a mantenere, ad aggravare lo stato emotivo provato in quel momento. E c'è una scarsa capacità, in presenza di disregolazione emotiva, di comunicare agli altri l'emozione che si sta provando. Il soggetto non è in grado in quel momento di chiedere supporto o conforto a chi gli sta vicino. E molto spesso si utilizzano delle modalità di regolazione, che poi vedremo un po' nel dettaglio, che sono più sul versante impulsivo oppure sull'onda di ciò che in quel momento può permettere di lenire la sofferenza e il dolore a livello emotivo, ad esempio adottando comportamenti che possono diventare anche nel tempo rischiosi perché creano dipendenza. Al contrario, avere una buona capacità di autoregolazione, oltre, e questo è un altro aspetto interessante, a favorire un rendimento scolastico migliore, permette, a differenza di ciò che si pensa, una maggiore popolarità tra i pari. È stato visto come, ad esempio, i soggetti che hanno buone capacità di autoregolazione sono ben visti all'interno di un gruppo, sono dei leader positivi, hanno una minore propensione ovviamente a mettersi nei guai, una minore probabilità di sviluppare problemi di natura emozionale, ma ancora sono consapevoli e riescono a comprendere e accettare le proprie emozioni. Hanno abilità nell'impegnarsi in comportamenti diretti verso l'obiettivo in risposta a emozioni sia positive che negative. Sono in grado di utilizzare le strategie adeguate al contesto per modulare l'intensità e la durata della risposta emotiva, invece di sopprimere l'emozione completamente, e sono disponibili a sperimentare e a stare quindi con emozioni non piacevoli.
La capacità individuale di una persona dotata di autoregolazione emotiva è quella di saper regolare le proprie emozioni in tanti modi, attenuandole, in certi casi anche modulandole in su, quindi intensificandole oppure semplicemente mantenendole. È un set di abilità che si acquisisce nel tempo, fatta di processi cognitivi, ma anche di strumenti a livello proprio comportamentale. E di fatto non dobbiamo pensare alla regolazione emotiva come adattiva di per sé. È legata al contesto specifico e agli scopi personali da raggiungere. È importante, per esempio, in certi momenti essere particolarmente attivi su certe emozioni se questa attivazione è orientata al raggiungimento di uno scopo. Sto pensando ad una gara, ad esempio. Oppure può essere una valida modalità di regolazione anche la capacità di inibire, appunto, l'attivazione. Molto spesso sappiamo che sopprimere uno stato emotivo inadeguato alle circostanze oppure adattarsi ai cambiamenti che le emozioni subiscono nel tempo permette di ottenere degli ottimi risultati. Ancora, la regolazione emotiva adattiva è caratterizzata dall'alterazione della durata o dell'intensità delle emozioni piuttosto del cambiamento del tipo di emozione esperita. Quindi molto spesso non è necessario intervenire per modificare lo stato emotivo che si sta sperimentando, ma semplicemente avere strumenti per poter ridurre e regolare l'intensità che si sta sperimentando. E una regolazione adattiva comprende anche appunto la modulazione dell'esperienza emotiva. Il secondo blocco che vedremo riguarda un po' la mancata accettazione di ciò che si prova e sperimenta a livello emotivo e la mancata accettazione delle proprie reazioni su un piano comportamentale. È sicuramente il blocco su cui si concentreranno la maggior parte degli interventi nella giornata di oggi. E quello che è successo a Fabio mentre stava in motorino e stava cercando di discutere, stava cercando di raggiungere la sua ragazza, era di avere una tempesta anche di pensieri, tutti i pensieri che andavano contro quello che lui stava vivendo a livello emotivo. Ad esempio si diceva: come mi sono ridotto, le scrivo e neanche mi risponde, non devo farmi vedere così, è da sfigati. Colpa per cosa? Se sta male solo perché scherzo con le altre, in fondo io non ho fatto niente di male. Che figuraccia che ho fatto davanti a tutti. Sarò diventato rosso come un peperone e tutti lo avranno visto. È da stupidi reagire così per queste cose. O ancora, non può trattarmi così. Guarda come sto. Non posso starci così male. In fondo stiamo insieme da poco. Lei non è importante per me. E ancora, mi sento agitato. Potrebbe accaderle qualcosa. Ma che cavolo ti agiti? Mica sei una femminuccia che si preoccupa per queste cose. Che sta facendo Fabio in questo momento? Sta cercando di contrastare una serie di emozioni che sta vivendo, le sta negando, invalidando, le sta sopprimendo. Non sta accettando fondamentalmente di vivere quello che è un'esperienza naturale in reazione a quello che è accaduto. E usando un concetto proveniente dalla Emotional Schema Therapy, potremmo dire che Fabio ha costruito dentro di sé un'idea di come dovrebbero funzionare le emozioni, ha costruito una serie di credenze sulla legittimità delle emozioni che sta provando, ha costruito una serie di credenze sul bisogno di gestirle, di controllarle, eventualmente di sopprimerle per intensità, per manifestazione, e una credenza anche sull'impossibilità di poterle tollerare queste emozioni. Perché impossibilità di tollerarle? Perché magari difficili da sostenere, oppure perché di per sé sono complesse. Come si formano questi schemi nel tempo? Beh, molto si formano a partire dai legami di attaccamento, dai modelli operativi interni, ma contribuiscono moltissimo anche gli stili educativi adottati dai genitori. Per esempio il far provare ai propri figli emozioni come colpa e vergogna per gestire, per controllare il comportamento. Indurre la colpa molto spesso o indurre la vergogna è un buon sistema per far sì che un figlio smetta di fare i capricci, per far sì che un figlio smetta di avere un comportamento che diversamente non riusciamo a gestire. Oppure le teorie naif dei genitori sulle emozioni. I figli apprendono dai genitori le idee che i genitori hanno sulle emozioni. Ad esempio, se le emozioni sono pericolose per la salute, una mamma che vede un figlio che si agita pensa che se il figlio va troppo in ansia possa impazzire. E ancora più importante, mi è piaciuto il concetto un po' ripreso da Marshall Linehan e poi, cioè un po' descritto da Marshall Linehan e poi affrontato da diversi autori, che riguarda i miti sulle emozioni, che è un insieme di credenze, che appunto di giudizi sulle emozioni che i figli sperimentano a partire dall'aria che respirano all'interno della famiglia. Per cui se un'emozione, per esempio, veniva disapprovata, possiamo aver imparato che era inaccettabile, oppure se un'emozione era ignorata, possiamo aver imparato che non è importante e che va respinta. E tra i miti sulle emozioni ce ne sono tantissime,
ma molte sono riconducibili un po' a questi aspetti, cioè esiste un modo giusto di sentirsi in ogni situazione o di far sapere agli altri che sto male, far sapere agli altri che sto male che può essere un segno di debolezza o che le emozioni negative sono emozioni sbagliate e distruttive. O ancora che essere emotivi significa perdere il controllo e che le emozioni possono comparire senza alcuna ragione, o che emozioni specifiche possono essere stupide, o che le emozioni dolorose derivano da atteggiamenti sbagliati, o che le altre persone non approvano le mie emozioni vuol dire che non mi sarei dovuto sentire in quel modo, o che pure che le emozioni dolorose non sono realmente importanti e quindi andrebbero ignorate. Come facciamo generalmente a gestire le emozioni? Beh, a livello di ragionamento, molto spesso di fronteggiamento, sia in termini comportamentali che a livello proprio disputa, tendiamo a utilizzare l'evitamento, per esempio, su un piano esperienziale, poi verrà molto descritto nelle relazioni successive, o la soppressione. La tentativa di soppressione di quell'emozione, l'autoinvalidazione, che è un processo molto interessante, cioè il non darsi il permesso, non riconoscere legittimo il poter provare una determinata emozione, la distrazione, poi il rimuginio fatto un po' su ciò che dovrà accadere o la ruminazione fatta su ciò che è accaduto in passato, oppure al contrario potrebbero essere strumenti come appunto l'accettazione, il supporto sociale, il confronto con gli altri, l'attivazione su un piano comportamentale, il ragionamento in termini in stile problem solving o la ristrutturazione cognitiva. Questi ovviamente sono gli interventi più efficaci. Dicevo, l'ultimo punto su cui ci formiamo, che è quello da cui probabilmente è partito un po' tutto, ovvero la tempesta emotiva provata da Fabio, parte dall'orgoglio ferito, dal danno all'immagine e dalla minaccia di perdere un affetto. Sicuramente ci sono stati anche altri aspetti, ma questi sono quelli che abbiamo individuato con lui come fondamentali per lui in quel momento. E quali sono i bisogni che sono in qualche modo minacciati e compromessi, importantissimi a questa età? Per esempio il bisogno di appartenenza. E se ci pensiamo, appartenere non è legato soltanto a essere inclusi, ma comporta anche l'essere accettati e il sentirsi parte di un gruppo. In quel momento Fabio ha fatto un'esperienza che lo ha portato a sentirsi poco parte, e molte delle sue azioni e dei suoi comportamenti erano orientati a sentirsi parte del gruppo, come ad esempio lo scherzare con le ragazze più grandi, fare battute magari allusive, però contemporaneamente questo scopo dell'appartenenza viene minacciato dalla reazione che ha Sara e che lo porta a essere a rischio di perdere questa possibilità di essere accettato, di far parte. Ancora un altro scopo importante che è stato minacciato in quella circostanza è stato lo scopo della buona immagine, importantissimo ovviamente in età adolescenziale, anche in età adulta e anche in età infantile. Proprio in adolescenza, quando si sta cercando di creare una propria identità, una propria autonomia, staccandosi un po' dal punto di vista di chi ci sta attorno, i nostri genitori, anche dalle figure educative di riferimento, il fare una bella figura permette alla persona di garantire una buona immagine e poter avere accesso alle risorse altrui in modo autonomo. E questo non sempre è facile da raggiungere in un'età in cui bisogna confrontarsi con conflitti e scelte che possono essere appunto legate al contesto in cui si interagisce. È uno scopo molto importante, un sovrascopo se vogliamo, legato alla buona immagine, molto spesso è quello di essere adottati. Per adottati intendiamo essere richiesti, essere ricercati, essere voluti, desiderati alle persone che ci stanno intorno. E ancora lo scopo è l'autostima, inteso come una valutazione positiva di se stessi. Potremmo tradurlo come orgoglio per se stessi. Questo scopo, che è il risultato del confronto fra un sé ideale che appunto un adolescente sta costruendo e il sé percepito, che spesso è difficile da identificare proprio perché è in continua evoluzione, in un periodo in cui c'è una crescita molto veloce. Teniamo conto che l'adolescenza è il periodo, insieme alla prima età infantile, in cui avvengono appunto tutte queste maturazioni, avviene il periodo cosiddetto di potatura della parte, diciamo, neuronale in eccesso, ed è l'ultimo periodo in cui appunto ci può essere una piena maturazione. Per cui in quel momento anche questi cambiamenti molto forti, molto repentini che avvengono, danno la possibilità alla persona di sentirsi
di riconoscersi, quindi questo sé percepito è veramente difficile da definire, confrontando con un sé ideale che molto spesso può essere molto lontano e difficile da descriversi. E quindi nel momento in cui la sua stima è molto bassa è facile andare verso l'idea di essere rifiutato, aspettarsi rifiuto, non amabilità o disprezzo da parte degli altri, e quindi questo può creare una forte difficoltà a livello interpersonale, oppure un sistematico ricorso a delle condotte di tipo compensatorio, per cui diciamo, la persona tende a far sì che gli altri lo stimino, lo valutino per ciò che fa, più per ciò che lui ritiene di essere o sentirsi. Al contrario, potrebbe esserci proprio una rassegnazione depressiva e diverse strategie per costruire l'autostima, che in adolescenza spesso viene organizzata sugli altri, quindi è il dipendere un po' dagli altri e un forte bisogno di valutazione esterna. Cosa succede quando questa tempesta non è possibile gestirla in modo efficace? Succede che la disregolazione emotiva, quella comportamentale e l'autocritica possono portare a delle reazioni che vanno proprio contro i nostri desideri, i nostri bisogni, le nostre aspettative e i nostri scopi. Per cui magari ci comportiamo, ci mettiamo in atto un comportamento che è proprio l'opposto di ciò che volevamo e ciò che stavamo desiderando in quel momento. Io vi ringrazio per l'attenzione e adesso lascio la parola a Emanuele per la possibilità eventualmente di domande. Sì, Giuseppe, innanzitutto grazie per questa dettagliatissima introduzione. In realtà ci sono un sacco di elementi veramente interessanti che possono essere veramente utilizzati e pratici. Ci sono un paio di domande. Naturalmente per aspetti legati alla privacy farò solo riferimento alla domanda. Allora, una domanda richiede di ritornare un pochino sul concetto di premio, nella capacità di controllarsi. Sì. E non so se... Sì, sì, è chiaro, è chiaro. A un certo punto della presentazione ho fatto riferimento a dei dati di ricerca che mettono in luce come diciamo, è stato visto che l'adolescente non è vero che non sia in grado di controllarsi, perché appunto è stato visto che davanti a diciamo, la previsione di un premio, quindi con la garanzia di un premio, è possibile che l'adolescente sia in grado non soltanto di controllarsi, ma addirittura di farlo meglio, per esempio, di un adulto. Quindi sulla base di questa osservazione stavo facendo un riferimento io all'intervento ACT, quando appunto questo premio non viene più dall'esterno, noi possiamo, riusciamo molto spesso diciamo, mettere in luce come se il premio viene dall'interno, ovvero se noi abbiamo un valore a cui fa riferimento, riusciamo ad andare nella direzione dei nostri valori e il premio è proprio il raggiungimento di obiettivi che sono nella direzione dei nostri valori. Quindi è un po' questo la riflessione. Non ti sento, Emanuele, l'audio. Eccoci, scusa. Intanto stanno arrivando anche complimenti. Qualcuno dice che veramente non ha mai sentito uno specialista che ha fatto... Vabbè, glissiamo, andiamo avanti. Vado avanti con un'altra domanda che è abbastanza complessa e lunga, quindi la leggo direttamente. Salve, mi sembra che queste stesse caratteristiche emozionali tipiche adolescenziali che determinano attività verso se stessi e verso gli altri, impulsivi e razionali, vadano oltre il periodo temporale indicato, ma si ritrovano sempre di più negli adulti della nostra società. È come se la nostra società non avesse superato in toto questa fase adolescenziale. Troppi i comportamenti degli adulti, anche in età avanzata, che richiamano questi comportamenti. Forse più che una domanda è una riflessione, però non so se... Sì, allora, adesso mentre stavo facendo la presentazione, mentre stavo, diciamo, stavo buttando giù qualche slide per la presentazione di oggi, riflettevo sul fatto che magari proprio perché l'affrancamento dai genitori a livello economico e sociale avviene, diciamo, sì, sempre con in età avanzata, a volte anche questo può capitare più avanti nel tempo. Questo è vero, effettivamente. Adesso, magari facendo una battuta, potremmo dire che abbiamo degli adolescenti di 40 anni anche, no? Potrebbe pure succedere. Questo però non significa che queste caratteristiche siano un po' di tutte le età, cioè dal punto di vista proprio della
diciamo, della maturazione, è possibile vedere che in questo periodo avviene questa esplosione un po' più forte e questi cambiamenti un po' più forti, che diciamo, è difficile trovare in modo così intenso magari in altri periodi, se non legati a, magari a delle condotte, dei comportamenti che possono essere all'origine di queste modalità, di queste reazioni. Quindi un po'. Ok, abbiamo tempo forse per un'ultima domanda. Poi ce ne sono altre che stanno arrivando e alcune parlano anche di ACT, quindi non so se in qualche modo poi, se non dovessimo riuscire a rispondere, se vogliamo posticiparle anche negli altri interventi. Una relativa alla ristrutturazione cognitiva, da un punto di vista ACT, siamo sicuri che sia una buona strategia di regolazione emotiva? La ristrutturazione cognitiva presuppone cambio di pensieri, in ACT i pensieri vanno tutti bene o sbaglio? Beh, forse su questo credo che ci saranno interventi che andranno nel dettaglio dopo, e quindi è lo stesso anche l'altra domanda che vedo, come si attivano i valori interni, intanto se ne parlerà. Probabilmente l'unico punto su cui mi soffermo, e sto leggendo anche le domande, Emanuele, è quella sulla strategia di autoinvalidazione, che è un concetto a me caro e mi piace molto, che spesso noi lo ritroviamo. Allora, partiamo da un presupposto che, come tutto, anche le emozioni in qualche modo ci viene insegnato da chi ci sta intorno a come gestire le nostre emozioni. Quindi il concetto di autoinvalidazione è un concetto molto, diciamo, specifico e anche semplice, volendo, da spiegare. Cioè, ovvero, magari tendiamo a non riconoscerci il diritto e la legittimità di provare una certa emozione. Noi abbiamo il nostro approccio cognitivo comportamentale un riferimento in questo, che è quello del problema secondario, ovvero quando, per esempio, nel caso di Fabio, provava un'emozione che poteva essere l'emozione di ansia e preoccupazione per la sorte della sua ragazza che era andata via in quel modo, e quell'emozione di ansia veniva vista come non appropriata con una frase, non so se vi ricordate nella slide, provare ansia è da femminucce. Ecco, questo è un concetto in cui possiamo, diciamo così, con questo concetto, con questa frase possiamo spiegare abbastanza facilmente cos'è l'autoinvalidazione. Cioè, quando si sperimenta un'emozione che in qualche modo non riconosciamo come legittima e giusta e tendiamo ad autoinvalidarci rispetto a quell'emozione che stiamo sperimentando. Ok. Io ringrazierei il dottor Romano per questa ricca presentazione e andrei avanti, direi, con introdurre il secondo intervento. Il prossimo intervento è il tuo, Emanuele, allora ti presento io brevemente. Allora, Emanuele, ok, sei d'accordo, immagino. Emanuele è uno psicologo, uno psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. E ho conosciuto, come lui stesso ha già anticipato precedentemente, Emanuele nel percorso di formazione, e oggi Emanuele è uno dei tre trainer riconosciuti in Italia da ACT, e si è formato e collabora attivamente con diversi padri fondatori dell'ACT, tra cui Steven Hayes e Strosahl, che appunto prima citava e che abbiamo avuto anche il piacere e l'onore di avere in Italia. E professional member chair del Communication Committee e dell'associazione dell'ACT, dell'ACBC, e si occupa di ricerca, formazione e supervisione ACT e anche RFT. Ed è all'interno delle nostre scuole docente e supervisore didatta, appunto dal prossimo anno inizierà un training ad Ancona insieme a me. È membro di ACT Italia ed è socio della SICH. Fra l'altro in Italia, appunto, è stato diciamo, chi ha contribuito un po' a diffondere a livello anche culturale e bibliografico l'ACT, perché ha curato l'edizione italiana di diversi volumi, tra cui Learning ACT, Learning RFT, ACT per adolescenti, per esempio, e poi il manuale ACT per adolescenti, che fra l'altro è un po' il testo di riferimento e a cui credo lui diciamo, di cui farà degli accenni nel corso della sua presentazione. Quindi adesso lascio la parola a Emanuele Rossi e niente, poi gestiremo insieme eventuali domande. Prego, Emanuele. Mille, Giuseppe, grazie veramente per questa introduzione. Allora, io provo a fare lo share delle slide.
Mettiti un po' più vicino perché si sente piano. Ok. Non so se si vedono. Sì, immagino. Perfetto. Allora, partiamo un attimo da questa domanda. Come utilizzare l'ACT e i processi della flessibilità psicologica con gli adolescenti con cui lavoriamo? Innanzitutto, lasciatemi dire che è un enorme piacere, è un onore parlare con una platea così vasta, cioè siamo veramente tantissime persone, leggo 656, e persone che avendo scelto di dedicare la propria vita professionale alla cura dell'altro, proprio grazie alle abilità cognitive e linguistiche proprie della mente umana, nel corso della propria esistenza faranno un'enorme differenza per la società e per la vita delle persone che incontreranno e con cui lavoreranno. Al tempo stesso però come clinico, ancor più come terapeuta ACT, so che sto parlando con persone che in qualità di esseri umani nel corso della propria esistenza incontreranno inevitabilmente esperienze o eventi dolorosi e avranno pensieri che si faranno molto vicini, pensieri come questi, e faranno sì che la tua mente ti chieda: devi trovare una soluzione, un modo per fuggire via da quell'esperienza dolorosa, da quell'emozione o da quel pensiero, ricordo o quella sensazione che ti fa stare male. E così le stesse abilità cognitive e linguistiche, che sono estremamente vantaggiose per l'uomo, al tempo stesso potranno essere alla base della sofferenza umana. E faremo i conti proprio, come ha detto la dottoressa Barcaccia, con la fusione cognitiva e l'evitamento esperienziale. E a fronte di queste richieste della mente, la vita ci pone sostanzialmente davanti a una scelta, ci fa una domanda che potrà avere un impatto fondamentale sulla nostra esistenza e su quelle delle persone con cui lavoreremo. Che cosa farai quando emergeranno nella tua vita emozioni o pensieri difficili? Come risponderemo a questa domanda rivelerà molto delle future direzioni delle nostre esistenze. Per esempio, se si freneranno nella ricerca di eliminare, controllare o fuggire da pensieri, emozioni o sensazioni che non desideriamo, rischiando di finire in strade non funzionali, o peggio ancora nella disperazione o nella patologia. Oppure se si evolveranno in direzione di ciò che per noi è importante, dà senso, significato, valore alle nostre esistenze, e permette loro di prosperare, crescere in direzioni vitali caratterizzate da libertà, collaborazione e amore. Quindi, come portare questa ricetta della flessibilità psicologica agli adolescenti con cui lavoriamo e aiutarli in qualche modo a prendere questa traiettoria verso la crescita e la prosperità? Se da una parte abbiamo un mondo che continua appunto a sfornare miti della felicità e sulla normalità psicologica, i dati non sembrano essere così allettanti. Qui ho inserito dei frammenti bibliografici di alcuni dati recenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per esempio relativi all'Italia e all'Europa. Per citare solo due esempi, diciamo che depressione e ansia sono riportate fra le 5 maggiori cause di malattie negli adolescenti europei, mentre un dato drammatico riguarda il suicidio, che viene indicato come la prima causa di morte nella fascia d'età 10-19, sempre per gli adolescenti europei. Quindi come l'ACT ci può essere d'aiuto in tutto questo? Vorrei partire citando Steve Hayes, che è un amico, un maestro, un collega a cui va la mia più profonda gratitudine per avermi guidato poi nell'avventura dell'ACT e averlo portato nella mia vita professionale e personale. Steve Hayes dice: bambini e adolescenti non sono piccoli adulti, non più di quanto un germoglio possa essere considerato un piccolo albero. Siamo tutti consapevoli che il lavoro in età evolutiva, come ci ha illustrato il dottor Romano, richiede categorie di analisi, metodi, strumenti che devono essere adeguati e ritagliati su misura in base alla persona e allo specifico periodo di vita a cui ci rivolgiamo. Il lavoro con gli adolescenti presenta caratteristiche peculiari, dalla richiesta di trattamento che non è quasi mai autonoma, alle implicazioni relative alla relazione terapeutica, alle differenze inerenti linguaggio, cognizione, fino alla maggiore influenza delle variabili ambientali e situazionali. Sostanzialmente, così come non è possibile prendere la psicopatologia dell'adulto e riadattarla nella testa di un bambino o di un adolescente, tantomeno potremmo fare questo con un approccio terapeutico. Quindi, rispetto all'ACT,
La dottoressa Barcaccia ci ha già fornito una dettagliata introduzione. Possiamo dire che l'ACT è un approccio che ha ormai più di 20 anni dall'uscita del primo volume nel 1999 ed è frutto di 40 anni di ricerca. Possiamo darne una definizione moderna, questa fa riferimento al manuale del terapeuta ACT che abbiamo tradotto di recente e ho avuto il piacere di curare personalmente nella sua edizione italiana, e sottolinea che l'ACT si fonda sui principi comportamentali, cognitivi ed evoluzionistici e che sostanzialmente applica processi di mindfulness e accettazione e processi di impegno e cambiamento comportamentale alla creazione della flessibilità psicologica. Questo è l'esagono della flessibilità psicologica, vedete, con i suoi pilastri di apertura, consapevolezza e impegno. E l'ACT vanta più di 40 anni di ricerca, più di 1000 studi e centinaia di pubblicazioni. La Division 12 ha riconosciuto l'ACT come trattamento evidence-based per i seguenti disturbi e l'ACBS, Association for Contextual Behavioral Science, è l'associazione di riferimento a livello internazionale. O meglio, diciamo più una grande famiglia di amici, clinici, ricercatori e formatori che condividono liberamente la propria esperienza a livello mondiale, a servizio del benessere della persona. Poi, per chi fosse curioso, ho allegato qualche link, soprattutto per curiosare tra i tanti lavori di ricerca la base dell'approccio. Questa foto sullo sfondo è un piacevole ricordo che mi piace condividere perché il lavoro è il laboratorio di Steve Hayes presso la University of Nevada. Comunque, veniamo a noi. Rispetto all'età evolutiva, cosa possiamo dire? Abbiamo dati che sostengono che quello che facciamo con gli adolescenti, con l'ACT, funziona e che l'evitamento esperienziale e la fusione cognitiva possono essere dannosi in età evolutiva come in età adulta. Inoltre, la natura aperta e esplorativa dell'ACT, la grande quantità di metafore, esercizi esperienziali, anche giocosi, schede di lavoro, l'utilizzo della mindfulness e svariate tecniche che superano le centinaia in numero, riesce a rendere questo approccio particolarmente indicato per questa fascia d'età. Abbiamo validi strumenti di misura per l'età evolutiva, questi sono solo alcuni esempi che fanno riferimento al manuale ACT per adolescenti. Alcuni sono già validati in lingua italiana. Tuttavia la strada per portare la scienza della flessibilità psicologica nel mondo dell'età evolutiva è ancora all'inizio. Il numero di manuali di autoaiuto può essere contato su un paio di mani, mentre per professionisti attualmente abbiamo al momento 3 importanti volumi di riferimento, con altri in uscita. E anche la fortuna che in Italia 2 di essi sono stati tradotti, ognuno con specifiche peculiarità. Questo è il manuale di Greco e Hayes, che hanno introdotto il primo volume interamente dedicato all'applicazione di interventi di accettazione e mindfulness nei bambini e negli adolescenti, con riferimenti ad aspetti generali di valutazione e trattamento, applicazioni a popolazioni specifiche e come integrare l'accettazione e la mindfulness in contesti sociali più vasti. Louise Hayes, Joseph Charlock, invece, integrando l'acceptance and commitment therapy e la psicologia positiva, hanno sviluppato un vero e proprio approccio semplice ed efficace da utilizzare con gli adolescenti, chiamato DNAV, per aiutarli a gestire le proprie emozioni, agire in sintonia con i propri valori, vivere consapevolmente nel momento presente e sviluppare relazioni sane. DNAV è un acronimo le cui iniziali descrivono sostanzialmente 3 classi funzionali di comportamento. In italiano l'esploratore, l'osservatore e il consulente, che sono a servizio dei valori. Sostanzialmente gli interventi proposti da Hayes in Cherokee sono volti a creare contesti che promuovano competenze DNA per aiutare gli adolescenti a spostarsi con flessibilità attraverso queste 3 grandi classi, scusate, di comportamento in sintonia con i propri valori. Infine arriviamo al volume che vorrei raccontarvi un pochino più nel dettaglio in questa sede, e del quale mi sono occupato con alcuni colleghi della traduzione e personalmente della curatela dell'edizione italiana. ACT per adolescenti è innanzitutto il risultato di una grande amicizia, quella con Sherry Turrell e Mary Bell, che nasce curiosamente proprio il 20 giugno di 6 anni fa a Minneapolis, in un simposio durante la presentazione di uno studio di correlazione in cui Mary e Sherry erano rispettivamente chair e discussant.
Non serve dire quanto sensibili, profonde furono le persone che ebbi la fortuna di conoscere in questi anni. Sherry è una psicologa, Mary è un assistente sociale e insieme hanno letteralmente dedicato le loro vite ad aiutare adolescenti in difficoltà, dapprima singolarmente e poi con il gruppo Action che prosegue quasi da 10 anni. Avremmo oltretutto dovuto ospitare Sherry Turrell proprio presso le nostre sedi a marzo per il suo workshop sull'ACT per adolescenti, che per l'emergenza Covid è stato posticipato il 25-26 settembre in versione online, tradotta in italiano. Non vuole essere tanto una forma di pubblicità, ma più la voglia di condividere qualcosa di bello e sentito. Quindi speriamo oltretutto che appena questa situazione lo permetta di ospitare le autrici, questa volta dal vivo, presso le sedi delle nostre scuole di specializzazione in psicoterapia cognitiva. Comunque l'intero lavoro dietro a questo volume è estremamente pratico, si articola, come potete vedere, in una parte teorica di fondamenti dell'ACT, introduttiva e 10 sessioni esperienziali, che sono in modalità singola e di gruppo. Come potete vedere dalla sessione 3 alla 8, tocchiamo tutti i vari processi di flessibilità psicologica. E resta escluso il momento presente perché è inserito all'interno delle varie sessioni. Infatti va specificato che abbiamo a che fare con vere e proprie sessioni, di cui adesso vi mostrerò un riepilogo sintetico, prendendo come esempio quelle della terapia individuale, mentre nel volume troverete, sono presenti tutti gli adattamenti anche per la modalità di gruppo. Il fatto che siano vere e proprie sessioni permette di comprendere anche perché troverete nella sessione dedicata a un processo esercizi di altri processi, in quanto ogni sessione in qualche modo riepiloga quella precedente e anticipa quella successiva. Questo volume ha inoltre il merito di utilizzare al suo interno un validissimo strumento che probabilmente molti di voi che conoscono l'ACT già conosceranno, che è quello della matrice ACT di Polke-Schlendorf, ovvero un'opzione visiva per lavorare all'interno della cornice dei processi ACT, attraverso quale poi il terapeuta guida la persona nel notare e collocare la propria esperienza e i propri comportamenti e la aiuta proprio a notare e riconoscere quali azioni lo portano realmente in direzione dei valori, quali sono invece verso l'evitamento dei pensieri o dei sentimenti, sostanzialmente quali arricchiscono la sua vita e quali la impoveriscono. Un ulteriore elemento innovativo di questo lavoro è quello di fornire uno schema lineare per incorporare l'ACT nel momento, che è il LAMA, che è un acronimo adattato dal LAMP di Duchenne, e sebbene l'ACT sia lontano dall'essere lineare, e tra gli addetti ai lavori diciamo che assomiglia a una vera e propria danza intorno all'esagono della flessibilità psicologica, le autrici qui riportano come per i propri pazienti in qualche modo iniziare dall'ama li possa aiutare ad essere meno sopraffatti dalle varietà di opzioni. Rivelando l'acronimo abbiamo il labeling, etichettare, che fa riferimento all'etichettare gli eventi interni, pensieri, sentimenti, sensazioni fisiche, impulsi, aiutando le persone a guardare ad essi e non da essi, come qualcosa che la loro mente evoca e non come una descrizione di chi esse siano. La seconda L si riferisce a lasciare andare la lotta per controllare i pensieri, i sentimenti, le sensazioni fisiche e gli impulsi che vengono da dentro. Poi c'è l'autorizzare, autorizzare ciò che è dentro a essere presente, trovare spazio interiore per qualsiasi cosa si presenti, lasciando semplicemente che sia. La mindfulness, che se nell'ACT indica in qualche modo i pilastri di apertura e consapevolezza, qui fa riferimento invece a riportare il nostro focus sul momento presente, così com'è, per fare delle scelte basate su cosa sta accadendo realmente. E l'ultima A si riferisce ad agire, ovvero approcciare ciò che è importante e muovere un passo nella direzione dei propri valori. Un invito lavorando con gli adolescenti è sicuramente quello di concedervi di essere quanto più aperti, disponibili e creativi, naturalmente nella vostra dimensione più autentica, cercando in qualche modo l'adolescente che è dentro di voi. Vedremo tra poco in generale che è spesso utile lavorando con gli adolescenti entrare in quell'assetto mentale di com'era per noi a quell'età, incluse le nostre lotte, le difficoltà, le sofferenze di quell'età. Questi che adesso vedete, ecco, sono ad esempio alcuni oggetti che non possono mancare nel mio studio lavorando con gli adolescenti, quelli
di voi con cui ho già avuto il piacere di fare lezione probabilmente ne hanno già fatta esperienza. Mi piacerebbe condividere naturalmente tutte queste tecniche, ma naturalmente non possiamo riuscire per questioni di tempo, quindi proveremo invece brevemente a illustrare le sessioni. La sessione 1 è dedicata all'assessment. Molti adolescenti che arrivano in terapia stanno lottando con emozioni estremamente spiacevoli, possono avere messo in atto comportamenti autolesivi e potrebbero facilmente aspettarsi da noi un atteggiamento critico, giudicante. In tale contesto assume molta importanza metterci nei loro panni, offrire un'esperienza in cui si possano sentire ascoltati e compresi, ascoltandoli proprio con orecchie ACT e guardandoli con occhi ACT, e avendo in mente i modelli dell'esagono, della flessibilità psicologica e della matrice. Essendo io appassionato di relazione terapeutica, questo è un modello di relazione terapeutica ACT da tenere in mente quando lavoriamo. La sessione 2 è incentrata invece sul processo di disperazione creativa e porta il cliente a toccare con mano quella che è l'inefficacia dei metodi che sta utilizzando per evitare pensieri o emozioni difficili e a provare la sensazione che potrebbe esserci qualcosa di nuovo da sperimentare. Questa cosa apre la porta a nuove possibilità, a nuovi modi di stare con pensieri e sentimenti. Un utile concetto di facile comprensione per gli adolescenti che permette di esplorare le strategie di evitamento esperienziale è l'acronimo STOP, adattato da Harris, dove S sta per sabotarsi, autolesionarsi, T per tranquillizzarsi, distrarsi, O per optare per la fuga e P perdersi il presente, viaggiare nel tempo. Inoltre va detto che alla base della disperazione creativa troviamo il criterio di workability, che fa riferimento alle azioni che sono in grado, che sono capaci di funzionare nelle direzioni che la persona vuole per la propria vita. La sessione 3 è focalizzata sul processo che porta ad identificare i propri valori, ovvero ciò che dà un senso ed una direzione alla nostra vita, e definisce chi vogliamo essere, quello che è veramente importante per noi, ciò che conta. In questa sessione si cercherà di aiutare gli adolescenti con cui lavoriamo a comprendere in maniera esperienziale cosa sono i valori, ad identificarne di propri ed imparare a distinguere i valori dagli obiettivi e dalle regole mentali e iniziare a muovere i primi passi in questa direzione e capire come gli stop intralciano il percorso del vivere di valori. La sessione 4 è indirizzata a definire gli obiettivi e mettere i valori in azione. In altri termini, dopo aver definito che cosa conta veramente per la persona, diventa a questo punto importante iniziare a muovere dei passi in quella direzione. In questa sessione si inizia insegnando ai ragazzi l'acronimo LAMA e si continua attraverso un intervento di definizione degli obiettivi in direzione coerente con i propri valori. La sessione 5 si occupa di disponibilità e apertura alle emozioni. Dopo aver identificato i propri valori e mosso i primi passi in direzione di questi, diventa importante coltivare un senso di apertura, disponibilità ad avere pensieri e sentimenti che possano emergere mentre andiamo in sintonia con ciò che è importante per noi. Per favorire questo, l'ACT usa in qualche modo un linguaggio che non è tanto letterale ma spesso metaforico, per fare in modo che non sia tanto il linguaggio a guidare il comportamento, ma l'esperienza o la workability. Per esempio, un terapeuta ACT potrebbe dire: vedi se riesci a tenere quel pensiero come terresti una farfalla che si è posata sul tuo dito. Oppure potrebbe dire: immagina di volare sopra questo sentimento, osservandolo come da un elicottero che sorvola un punto sulla terra. Oppure come quando chiediamo ai nostri pazienti di respirare in un'emozione, di fare spazio, o lasciarla andare ed essere ciò che è, oppure come nelle metafore del fico d'India o del riccio. Passiamo alla sessione 6, che è riservata al processo di diffusione dei pensieri, quindi e di presa di distanza dagli eventi interni. Va specificato che non è tanto un allontanamento, ma un vero e proprio riconoscimento. Tale processo ci permette di guardare i pensieri come semplice prodotto della mente, invece che rimanere coinvolti con essi. Quando guardiamo i nostri pensieri semplicemente come qualcosa che la mente fa, possiamo poi chiederci se seguire quei pensieri ci porta a una direzione coerente con i valori. O se per esempio consideriamo il modello di NAV, se ascoltare il nostro consulente interiore ci sta aiutando a vivere la vita che desideriamo.
Tale processo è essenziale e dona alle persone la capacità di fare scelte consapevoli, interrompere le dipendenze dagli stop e agire più coerentemente con ciò che per loro conta. Considerate che ci sono centinaia di esercizi e metafore che ci permettono di lavorare con la diffusione. E ad esempio lasciando andare i pensieri, posandoli delicatamente su foglie che galleggiano su un gentile ruscello, o bolle che salgono sulla superficie, o macchine che passano sulla strada, o nuvole che si muovono lentamente attraverso il cielo, o lasciandoli andare, per esempio, capovolgendo gentilmente il palmo della mano, o soffiandoli dolcemente dentro a bolle di sapone. Si può lavorare con la diffusione in maniera creativa, utilizzando acetati, occhiali 3D, tubi, strumenti musicali e naturalmente molteplici app per smartphone e tablet. In questo ricco panorama esistono inoltre un'enorme quantità di illustrazioni, animazioni che permettono di arricchire il lavoro con la persona. Velocemente la sessione 7 approfondisce il processo di defusione dalla storia, quindi per aiutare il cliente a defondersi e liberarsi non solo dai singoli pensieri, ma dalla propria storia e dalla versione fusa di se stesso e dalle sue aspettative sugli altri e sul mondo, al fine di scegliere azioni guidate dai valori piuttosto che dalla storia di sé. La sessione 8 si occupa di sé come contesto, ci riferiamo a quell'atteggiamento o alla prospettiva della persona mentre nota il suo sé in ogni determinato momento, dal punto di vista di chi sta facendo l'azione di notare. Quel punto di vista sostanzialmente prospettico, quello per intenderci del cielo o quello della scacchiera, per citare due celebri metafore arte, da cui siamo maggiormente in grado di rispondere in modo flessibile, con un repertorio più ampio di possibili comportamenti alle circostanze attuali. Prima di concludere il nostro viaggio nel cuore dell'ACT e mettere tutto insieme, la sessione 9 è dedicata ad incrementare la self-compassion, al fine di accrescere la compassione e l'amorevolezza di sé, il contatto con un senso autentico di autoriconoscimento, di autoaccettazione, qualcosa che può essere veramente trasformativo per la persona. E la sessione 10 è infine finalizzata a mettere tutto insieme, mettere questi processi tutti insieme e rendere le strategie ACT facili da ricordare e da portarsi nel viaggio della propria vita. Per riprendere la domanda iniziale, che cosa farai quando emergeranno nella tua vita emozioni o pensieri difficili? E come si collega questa domanda al nostro lavoro con gli adolescenti? Quando decidi di non fuggire più, di non allontanarti da te stesso o annientare la tua persona, ma di prendertene cura proprio quando è più difficile farlo, quando sperimenti dolore o sofferenza e le cose non vanno, allora nuove strade, nuove possibilità si aprono. Se sei disponibile a portare amore alla parte di te più vulnerabile, perché è così vicina ai tuoi valori, a ciò che conta, allora potrai scegliere magari di mettere in pausa, stare nel momento presente, consapevole di ciò di cui sei consapevole, e aprirti alle tue emozioni, guardare ai tuoi pensieri e non da essi. E potrai guardare ai tuoi valori, alle tue direzioni, e scegliere per cosa vale la pena vivere. E muovere passi verso ciò che può dare senso, significato, scopo e ricchezza alla tua vita e a quella di chi è importante per te. Ti troverai così immerso in questa danza della flessibilità psicologica, in cui puoi concederti di fare esperienza di ciò che c'è da sperimentare nel viaggio verso ciò che dona valore, importanza, pienezza alla tua esistenza. E questo è il mio suggerimento finale, forse un po' troppo semplicistico, ma spero efficace. Se desiderate portare flessibilità psicologica nella vita di persone a cui tenete, concedetevi di portare un po' di flessibilità psicologica anche nella vostra vita. Desidero chiudere con le parole di Steve Hayes e dal suo primo TED Talk che ho avuto il piacere di tradurre. Quando stai con te stesso, anche quando è difficile, stai compiendo un atto di amore verso te stesso. E da questo puoi correre il rischio di voltarti nella direzione di diffondere l'amore nel mondo, la bellezza nel mondo, la comunicazione, la collaborazione nel mondo. E così il mio messaggio per voi è quello di guardare alla scienza della flessibilità psicologica, sì, ma di guardare a come questa possa rendere noto ciò che già conoscete. Ovvero portare amore a voi stessi, anche quando è difficile, vi aiuterà a portare amore nel mondo.
nel modo in cui voi volete portarlo nel mondo. Perché l'amore non è ogni cosa, è l'unica cosa. E grazie. Grazie mille Emanuele, grazie veramente. Una presentazione diciamo, molto chiara, esaustiva, completa e lineare. E poi molto ricca a livello anche grafico, perché hai fatto delle slide meravigliose veramente, come sempre del resto. Già altre volte ho avuto modo di assistere a tue presentazioni. Allora ne approfitto per girarti alcune domande. Ne sono arrivate diverse nel frattempo. Una a cui rispondo diciamo, direttamente io riguarda la richiesta di riferimenti bibliografici e poi magari, come suggeriva giustamente Pietro Coletti, durante la pausa magari adesso cercheremo di mettere alcuni riferimenti come diciamo, spunto un po' per tutti, alcuni riferimenti bibliografici. Allora, ci sono un paio di domande, te ne giro una. All'interno dell'ACT le metafore sono molto usate e importanti, come appunto stavi spiegando. Puoi indicare qualche riferimento nel quale trovare le metafore ACT? Allora, tu dicevi giustamente che nel testo, per esempio, questo ACT per adolescenti ce ne sono diverse, però tutta l'ACT fondamentalmente prevede l'utilizzo di metafore. Se vuoi brevemente dare qualche indicazione, e poi dopo magari ti dico quali sono le metafore. Assolutamente, io direi che effettivamente in ognuna delle manualistiche ACT ci saranno delle metafore specifiche, dei riferimenti specifici. Sicuramente vi invito, se ne avete la possibilità, è di dare un'occhiata anche alla letteratura in lingua inglese, perché per esempio ci sono volumi, ahimè, ancora non tradotti, come The Big Book of ACT Metaphor, che le raccoglie, per esempio, ne raccoglie tantissime prese dai vari volumi. Però in lingua italiana abbiamo sicuramente Fare Arti di Russ Harris, moltissime metafore ci sono anche nel manuale del terapeuta ACT, che non, diciamo che non è proprio un libro di base, è un libro già un pochino più avanzato, però contiene un'infinità di metafore. Sicuramente per gli adolescenti, ACT per adolescenti e adolescenti in crescita sono ricchi di metafore. La cosa interessante è che sono veramente due libri che possono considerarsi complementari, cioè le metafore di uno possono essere integrate a quelle dell'altro. E poi naturalmente l'invito sinceramente ad andare a curiosare nel sito dell'ACDS, perché lì dentro trovate un'infinità di contenuti gratuiti. Mi sento di cogliere l'occasione per dire che è una comunità che nasce proprio nella condivisione delle tecniche, quindi al di là di ottiche commerciali, quindi lì dentro troverete un'infinità di contenuti probabilmente già scaricabili e fruibili a tutti, insomma. Ok, ancora un altro paio di domande, una la possiamo probabilmente riassumere. Comunque ti chiedevano se è possibile, ha senso eventualmente variare l'ordine delle sessioni per come sono state presentate, in particolare quando per esempio l'accettazione o la non accettazione delle emozioni può essere difficile oppure in certi casi è già magari più cioè, qualcosa che il paziente tende a fare in modo autonomo. Quindi comunque l'ordine delle sessioni può essere variato? Assolutamente sì, c'è già una risposta, cioè queste sono sessioni strutturate e presentate nel libro specialmente per avere un modello individuale, ma soprattutto di gruppo, perché poi sono risultato del gruppo Action che la Turrell e la Bell stavano attuando. Sicuramente l'invito è a considerare sempre l'ACT, ecco, una danza sulla flessibilità psicologica, quindi non solo cambiare l'ordine dei processi rispetto alla giornata, ma direi proprio rispetto al momento terapeutico e alla necessità terapeutica, quindi considerare i processi qualcosa su cui si può ruotare continuamente in maniera libera. La sessione, diciamo che è più strutturata nel voler dare sicuramente un tema di lavoro e anche un tema e un ordine cronologico al libro, ma nel libro c'è assolutamente il riferimento della possibilità di utilizzare le sessioni secondo delle necessità. Partiamo dal presupposto della terapia contestuale, quindi è il contesto terapeutico che decide, tra virgolette. Ok, poi le due domande posso un po' metterle insieme. Da una parte viene chiesto se necessariamente bisogna avere delle ottime basi RFT per poter essere un terapeuta ACT, da una parte, e dall'altra parte un'altra domanda invece è se era possibile in qualche modo diciamo, tradurre questi concetti dal punto di vista teorico in qualcosa di pratico, perché sembrerebbe, magari da un certo punto di vista, che questi concetti vengano un po' presentati al paziente sotto forma di come se fosse un professore, no? Allora, io di fatto su questi due interventi
aspetti, cioè su questi due aspetti direi che forse quando Emanuele, e c'è una terza domanda in questo senso, quando Emanuele ha presentato un po' i vari strumenti con quella slide bellissima dove ci sono l'intrappola di Ita, dove sono eccetera, quelli sono gli strumenti che nei vari manuali nei manuali viene descritto bene come poter utilizzare, e sono degli strumenti che partono appunto dall'esperienza pratica, concreta, non vengono spiegati dal punto di vista teorico, quindi è molto più pratica l'ACT che diciamo di come appunto sta ovviamente apparendo in questo momento, perché viene semplicemente descritta. Invece sulla domanda se è necessario avere, ed è imprescindibile ancora avere delle basi RFT per poter essere un buon terapeuta ACT, te la rivolgo e ti direi di chiudere con questa. Così. Ok, perfetto, sì, in effetti rispetto alla domanda di prima concordo pienamente, cioè in tutti, poi nella maggior parte dei volumi l'apprendimento solitamente è prima esperienziale, pratico e poi didattico, e non è necessario che in terapia sia didattico, assolutamente. Certo, in alcuni casi degli elementi di psicoeducazione possono essere utili, però l'ACT nasce come, cioè tutti questi processi vanno considerati come un'acquisizione che deve essere esperienziale, quindi senza nomi tecnici non è necessario parlare di diffusione, non è necessario parlare di accettazione. Se leggete dei dialoghi clinici troverete qualcosa del tipo sei disponibile a, o qualcosa del genere, quindi cioè l'idea è diamo la precedenza alle esperienze, diamo la precedenza al contesto. Rispetto all'RFT direi ci sono tanti punti di vista differenti all'interno della comunità, però direi che sostanzialmente l'RFT permette di capire perché si fanno certe operazioni, ma naturalmente non è indispensabile per fare certe operazioni. Nel libro di Russ Harris, ad esempio, è citato esattamente questo: non avete necessità di conoscere l'RFT per fare ACT. Sicuramente in tutti i manuali ACT troverete un primo capitolo di RFT. Forse il mio consiglio è di provare a leggerlo con senso, o almeno di leggere quegli articoli di base. Però necessariamente per iniziare a fare ACT forse possiamo partire dall'ACT. L'RFT ci spiega in qualche modo perché utilizziamo certe tecniche, può essere utile magari per capire come costruirne di proprie in qualche momento. Ok, io direi riprendiamo il secondo blocco di interventi. Ed è un estremo piacere introdurre la dottoressa Claudia Perdighe. Non solo perché è una psicoterapeuta, è una didatta straordinaria che ha portato in Italia contributi fondamentali per la psicoterapia insieme al professor Mancini, dalla formulazione del caso clinico alla curatela di importanti volumi come Elementi di psicoterapia cognitiva e Il disturbo di accumulo. Ma la dottoressa Perdighe è inoltre l'autrice probabilmente dell'unico libro scritto in italiano che parla proprio ai genitori in ottica ACT, dal titolo Il linguaggio del cuore. E oggi ci presenterà proprio un intervento dal titolo Fai felice tuo figlio, l'educazione basata sull'ACT. La dottoressa Claudia Perdighe è psicologa e psicoterapeuta ad orientamento cognitivo-comportamentale, lavora a Roma presso il Centro di Psicoterapia Cognitiva e Psicopatologia Sperimentale, è didatta delle scuole di specializzazione post-laurea, scuola di psicoterapia cognitiva e associazione di psicologia cognitiva. Socio didatta della Società Italiana di Terapia Cognitivo-Comportamentale e responsabile della rivista online Psicoterapeuti in Formazione. Lascio quindi la parola alla dottoressa Claudia Perdighe. Grazie Emanuele per questa presentazione che aumenta il mio imbarazzo, e ti ringrazio anche, salve a tutti quanti, e ringrazio Emanuele per avermi invitata e voluta in questo incontro, anche se mi sento, come dicevo anche lui prima, un po' intrusa in questo contesto, dal momento che non sono un'esperta di età evolutiva. Diciamo che io mi sono interessata all'età evolutiva solo dal punto di vista del genitore, come terapeuta di genitori e come genitore, appunto. Infatti il mio intervento verterà sulla genitorialità e nello specifico su come la dimensione dei valori e dell'impegno dell'ACT possa dare un contributo alla genitorialità. È in qualche modo un contributo alla felicità nella genitorialità. Chiaramente parlo di felicità intesa in termini ACT, ha chiarito abbastanza bene il concetto prima la collega Barbara Barcaccia, quindi felicità intesa non come ricerca di emozioni positive, né tantomeno come evitamento di emozioni negative, di emozioni contrapposte
opposte alla felicità, ma come impegno costante a mettere in atto comportamenti che vanno nella direzione di quello che per noi è importante, che dà significato e valore alla nostra vita. Infatti, nel lavorare con i genitori, nel frattempo provo a vedere se riesco a condividere lo schermo, nel lavorare con i genitori, una delle cose che a me colpisce tanto è che per quanto abbiano grande facilità a dire che i figli sono la cosa più importante della loro vita, la cosa che dà più valore alla loro vita, alla domanda cosa ti piace dell'essere genitore, fanno poi fatica a dare una risposta, come se appunto fosse molto chiara la dimensione dei compiti e dei doveri, ma è meno chiaro quanto il benessere del figlio, ma è meno chiaro il cosa per loro è bello e gratificante dell'essere genitori. Come dire, nel momento in cui si diventa genitori ci si dimentica un po' di che cosa ci ha fatto decidere di diventare genitori, di che cosa ci aspettavamo che la genitorialità portasse in termini di gratificazione e significatività nella nostra vita. Quanto a questo, una frase che mi colpisce tanto e che spesso mi sono anche sentita dire da genitore è la frase «prima o poi crescono», che è una frase che viene detta appunto spesso da altri genitori ai genitori come una sorta di consolazione di fronte a momenti in cui magari i figli sono più difficili da gestire, fanno capricci o comunque appunto in qualche modo diventano più problematici nella gestione. A me colpisce questa frase perché sembra sottendere l'idea che essere genitori sia un compito da portare a termine, possibilmente molto bene, ma meno invece qualcosa da godersi mentre accade, come dire, prima o poi crescono, rimanda all'idea che appunto il punto è portare a termine il compito, farli crescere, possibilmente bene, però l'obiettivo è che poi questa cosa finisce, come dire, mi sforzo di essere un buon genitore per poi esserlo un pochino meno. Chiusa questa introduzione, quello che vorrei fare oggi è soprattutto mettere a fuoco appunto che cosa l'ACT può aggiungere agli interventi sulla genitorialità, in particolare al parent training tradizionale e dal mio punto di vista quello che può aggiungere appunto la dimensione motivazionale agganciata appunto all'aiutare il genitore a scoprire quelli che sono i valori nella genitorialità, i suoi valori e quello che appunto dà senso alla sua genitorialità. Poi nella seconda parte vedremo come concretamente possono essere esplorati questi valori e tradotti in comportamenti specifici del genitore. Adesso spero di riuscire ad andare avanti senza problemi. No, pare che io non ci riesca. Ok. Allora, partiamo dal parent training. Il parent training tradizionale coincide sostanzialmente col parent training comportamentale, quello quindi basato sulla social learning theory, sviluppato ormai 60 anni fa e che è la base appunto di qualsiasi parent training, è quello a cui normalmente si fa riferimento anche in letteratura. Parent training in cui il genitore è sostanzialmente uno strumento per modificare il comportamento disfunzionale del figlio e aumentare i suoi comportamenti funzionali, quindi una sorta di robottino da riprogrammare. Il terapeuta lo aiuta a individuare i suoi errori, i suoi comportamenti, come dire, disfunzionali e riprogramma il suo software. Infatti inizia con l'analisi appunto dei comportamenti disfunzionali del genitore, dei suoi errori tattici che vengono inquadrati sostanzialmente sempre come errori nella gestione dei rinforzi e delle punizioni. Quindi in particolare fallimento nel notare i comportamenti positivi del figlio, per esempio in un rinforzo, un figlio che gestisce meglio la rabbia, anche se questo è il problema su cui stiamo intervenendo, do eccessivamente attenzione invece ai comportamenti negativi, oppure non gestisco bene le punizioni, quindi per esempio faccio minacce senza conseguenze, oppure aumento in modo esponenziale le richieste, non permettendo al figlio, al bambino, di arrivare mai al rinforzo vero e proprio. Sostanzialmente il genitore viene addestrato praticamente su una concettualizzazione che di skill deficit, cioè l'idea è il genitore ha una mancanza di alcune competenze genitoriali, e questa mancanza deve essere colmata. Questa è la base più o meno di tutti i parent training, appunto i parent training tradizionali, che poi nel tempo chiaramente sono stati arricchiti di altri elementi. In particolare ogni parent training, o quasi tutti i parent training, tengono conto di alcune conoscenze che vengono dalla teoria dell'attaccamento, quindi per esempio dell'importanza dell'essere responsivi come genitori, degli aspetti di calore e affettività. Detto ciò, appunto, perché parlarne? Noi sappiamo che di fatto il parent training funziona, tant'è che
indicato come un intervento d'elezione, o comunque parte di un intervento d'elezione in un numero enorme di disturbi dell'età evolutiva, che vanno da disturbi della condotta a, che ne so, disturbi dello spettro autistico. Quindi sappiamo che è efficace, perché occuparcene, perché chiederci come arricchirlo e migliorarlo? Beh, sostanzialmente perché ci sono dei ma nel parent training, ovvero dei ma legati soprattutto a problemi di aderenza e di compliance e problemi di stabilizzazione e generalizzazione del risultato. Problemi di compliance non sono irrilevanti, si pensi che il 50% dei genitori eleggibili, quindi adatti a un parent training, di fatto rifiuta il parent training, più o meno il 25% secondo le stime che ho trovato in letteratura, e un altro 25% invece non termina l'intervento. Accanto a questo c'è anche una scarsa stabilizzazione dei risultati, ovvero il genitore apprende qual è il comportamento funzionale da mettere in atto, ma non sempre lo mette in atto. E ancora c'è una scarsa generalizzazione, ovvero anche dove il genitore apprende il comportamento appunto funzionale, non generalizza a ambiti diversi da quello sintomatico, per cui per esempio il genitore impara a non rinforzare un comportamento sintomatico di tipo ossessivo, quindi a non prestare attenzione a quel comportamento, a non mettere in atto comunque risposte che tendono a mantenere quel comportamento, ma non generalizza, che ne so, al dominio scolastico. Altro aspetto interessante, o comunque su cui vale la pena secondo me soffermarsi, dei parent training è il fatto che non hanno sempre chiaramente, alcuni effetti collaterali nel genitore che riguardano il senso di inaiutabilità impresa, il senso di inefficacia, il senso di scarsa competenza. Chi si occupa di genitori sa che non è infrequente che i genitori si confrontino appunto con noi terapeuti con frasi come: quando devo venire qui mi sento male solo all'idea, so già che parlando mi sentirò una mamma orribile, quindi mi sentirò male, gli psicologi sono solo bravi a farti sentire un pessimo genitore, magari è vero che sbaglio, non voglio sentirmelo dire. O questa è una mia simpatica paziente che concludeva tutte le terapie dicendomi: volevo dirle che mi sta tanto simpatica, ma quando vado via sto peggio di prima. Ora, questo tipo di espressioni dei genitori non segnalano chiaramente un'inefficacia del parent training, ma segnalano una loro difficoltà, il loro vissuto rispetto al parent training, che li confronta comunque con le loro difficoltà, con alcuni aspetti di inadeguatezza. E come dire, e questo è una sorta di una spiegazione, come dire, del fatto che per i genitori, benché il parent training sia molto molto, cioè sia uno strumento efficace, un rimedio efficace alle loro competenze o comportamenti disfunzionali, ma appunto non sempre aderiscono, non sempre mantengono nel tempo gli apprendimenti. Una spiegazione di questo, facendo riferimento all'ACT, è che l'attenzione è tutta sulla gestione tattica del bambino, ma viene completamente trascurata dalla mente del genitore. Come dire, nel parent training il genitore è appunto uno strumento, ma si trascurano gli scopi, le credenze che lo regolano nella genitorialità e quindi anche nei comportamenti disfunzionali. Quello che vorrei provare a sostenere oggi è che la compliance, la stabilizzazione, la generalizzazione del comportamento funzionale del genitore può aumentare se agganciata ai valori e agli scopi del genitore, piuttosto che solo a un addestramento tattico e mirato al cambiamento dei comportamenti problematici del figlio. Partiamo da un esempio clinico che a me sembra abbastanza paradigmatico delle difficoltà che un genitore può incontrare nel modificare i comportamenti che mantengono il problema del figlio. Questa è una mia vecchia paziente, Lucia, che quando si presenta a me ha un figlio di 13 anni con un disturbo ossessivo, nello specifico gesti e rituali di tipo scaramantico piuttosto bizzarri, per esempio sputare in modo sequenziale o fare gesti particolari con braccia e testa. Quando lei vede mettere in atto questi comportamenti, reagisce con rabbia e rimproveri. Una risposta tipica è: sembri pazzo, smettila. Lucia è molto critica sulla sua reazione ed è consapevole degli effetti negativi del suo comportamento sul figlio e sul disturbo del figlio. Peraltro il figlio è in terapia, quindi le è stato spiegato piuttosto bene appunto quanto il suo comportamento tenda a mantenere il disturbo del figlio, e lei infatti prova a inibirsi, ma spesso non ci riesce, della ragione per cui
poi arriva da me. Se noi proviamo a mettere a fuoco quello che succede nella testa di Lucia, vediamo che di fronte ai comportamenti del figlio, lei si dice: se lui è malato è colpa mia, visti i precedenti psichiatrici in famiglia non avrei dovuto fare figli, non tollero di vederlo in questo modo, non ci riesco, mi fa sentire una madre orrenda, deve smettere, e rovinarlo appunto è un modo per sfuggire a questo vissuto. Quindi vedere i sintomi del figlio l'attiva e la fa confrontare con una serie di immagini e pensieri per lei in qualche modo terrifici, per esempio l'immagine dello zio schizofrenico e l'idea che anche il figlio diventerà uno schizofrenico come lo zio, e ma in particolare appunto l'idea per lei più devastante è l'idea di sé come madre fallimentare. Se guardiamo bene a quello che succede di Lucia, vediamo che proprio lo scopo di essere una buona mamma, e in particolare l'antiscopo, cioè il timore, il terrore di non essere una buona mamma, che le rende così difficile non reagire in modo disfunzionale ai sintomi del figlio, benché sia consapevole appunto della disfunzionalità della sua risposta. Però nel momento in cui vede il figlio attivarsi in senso ossessivo, in lei si accende il terrore di essere una cattiva mamma, e quindi la reazione automatica è quella di bloccare i sintomi del figlio per spegnere in lei la percezione di essere una cattiva mamma. Ora, come rispondere a Lucia tenendo conto della sua mente e non soltanto della disfunzionalità e dei suoi errori? Beh, appunto in termini ACT noi ci potremo possiamo spostare l'attenzione da in che cosa sbaglia Lucia, quindi quali sono i suoi errori, cosa non dovrebbe fare, a che mamma vuole essere Lucia, quali sono i suoi scopi e valori che la guidano anche nel momento in cui mette in atto comportamenti disfunzionali. Quindi sempre in un'ottica ACT il punto è partire dall'individuazione dei suoi valori e scopi nel parenting, per aiutarla a farsi regolare da questi piuttosto che dal tentativo di evitare la sua esperienza dolorosa di mamma fallimentare. Avere molto una buona consapevolezza di qual è il suo scopo, qual è il suo valore genitoriale, le potrà rendere, le rende più facile anche accettare il vissuto di colpa e pensieri di colpa. Peraltro lo rende molto più facile che invece utilizzare delle strategie di inibizione dei propri pensieri e dei propri vissuti che lei prova a utilizzare, ma come hanno messo bene in luce Barbara Barcaccia e Emanuele Rossi, in realtà tentare di regolare con la volontà i propri vissuti tende spesso a essere non solo inefficace ma anche controproducente. Quindi il punto invece può essere provare ad aiutarla a spostare l'attenzione dall'evitamento alla costruzione di condotte funzionali, quindi dall'attenzione a sono un cattivo genitore, che come risposta automatica si porta dietro la fuga dal questa esperienza dolorosa che poi si traduce nel comportamento smettila, non ti sopporto, ho un'ottica invece in cui lei è focalizzata su quelli che sono i suoi valori, quindi ci chiediamo che genitore voglio essere di fronte a un figlio che soffre nello specifico di fronte a un figlio che mette in atto comportamenti ossessivi. È quello che appunto Lucia che emerge con Lucia nell'indagare che tipo di genitore vorrebbe essere se lei fosse esattamente il genitore che desidera essere di fronte al figlio ossessivo, è qualcosa del tipo: voglio accettare mio figlio nelle sue difficoltà e stargli vicina anche quando sta male. E questo valore poi lei lo traduce in comportamenti come abbracciare il figlio e chiedergli cosa posso fare per te, piuttosto che interventi che vanno nella direzione dell'interruzione dei suoi sintomi. Quindi, messa in quest'ottica, il punto non è semplicemente dare una skill nuova al genitore, che è chiaramente opportuno darla perché rimane negli obiettivi quello di comunque intervenire sul genitore per migliorare la sua reazione ai comportamenti problematici del figlio e quindi aiutare poi in modo indiretto il figlio, però il punto appunto non è passare skill nuove, addestrare a skill nuove, ma provare a costruire delle skill nuove e più funzionali, ma partendo appunto da quelli che sono gli scopi e i valori del genitore. Tutto questo in generale diciamo che si può tradurre anche in una visione diversa dell'educazione, quindi in un'ottica ACT noi possiamo pensare all'educazione come qualcosa focalizzata appunto sui valori, sul che tipo di genitore si vuole essere, piuttosto che sull'evitamento. Che cosa significa concretamente? Significa che appunto spesso come genitori noi siamo molto preoccupati di evitare il malessere dei nostri figli, che poi diventa anche un nostro malessere, in quanto vedere i nostri
nostro figlio che sta male, fa accendere il nostro allarme, siamo un cattivo genitore, come succede appunto a Lucia. Se mio figlio è sintomatico significa che io sono un cattivo genitore. La risposta automatica a questo sarà andare nella direzione appunto dell'evitamento, con risposte caratteristiche del tipo non piangere, non essere triste, anche laddove magari il figlio ha, come dire, una tristezza del tutto fisiologica, perché per esempio, che ne so, magari ha avuto un lutto, anche eventi molto meno importanti. Farsi guidare dai valori invece significa chiedermi che genitore voglio essere anche di fronte al malessere di mio figlio, quali sono le caratteristiche e le qualità che voglio che mi caratterizzino. E quindi, per esempio, di fronte alla tristezza non posso dire che quello che per me è importante non è spegnere la sua tristezza o il mio allarme, sono un cattivo genitore, ma impegnarmi a essere un genitore che, per esempio, sa stare vicino a un figlio che soffre. Quindi, che cosa possono aggiungere i valori al parent training tradizionale? Dal mio punto di vista, io credo che appunto lavorare sui valori aiuti a mettere in atto e mantenere con una maggiore stabilità comportamenti funzionali, in quanto associati a un risultato da ottenere, a degli scopi, piuttosto che un errore da evitare. Come dire, costruiamo comportamenti regolati da scopi piuttosto che comportamenti controllati da regole. Regole che peraltro vanno più nella direzione del, come dire, evitare un comportamento avversivo, un sintomo, piuttosto che appunto nella direzione di ottenere un risultato. Pensate alla differenza tra voglio essere un genitore che non insegna i capricci, che non insegna che i capricci ti fanno ottenere tutto, sopporterò la figuraccia, quindi ho in mente che tipo di genitore voglio essere e il mio scopo, oppure invece devo ignorare i capricci perché so che è una cosa giusta e mi do questa regola. Anche in questo caso il comportamento può essere efficace, ma è meno orientato a uno scopo e può essere, come dire, un pochino più facile da mantenere, ma oltre che più meno facile da mantenere, ma soprattutto non implica una gratificazione immediata, mentre invece appunto mettere a fuoco in un parent training i valori credo che aiuti a stabilizzare il comportamento del genitore dal fatto che ottiene subito di sentirsi in linea con i suoi valori e scopi. In termini comportamentali praticamente costruiamo un rinforzo immediato al comportamento del genitore invece che dargli solo una regola verbale o fargli mettere a fuoco l'evitamento di un comportamento sintomatico. Come dire, il genitore ha la possibilità di sentirsi immediatamente soddisfatto di sé, quindi in questo senso ottiene subito un rinforzo, una gratificazione, una soddisfazione. Di nuovo, pensate alla differenza tra sono soddisfatto di me, sono riuscito a non cedere ai capricci e mi sento il genitore che voglio, o ho fatto la cosa giusta, la cosa che mi hanno detto di fare, che comunque va bene, però probabilmente è un'esperienza meno piena, meno gratificante del sentire che io sono stato in linea con quello, con i miei valori e con i miei scopi. Altro aspetto, ultimo aspetto, ma non meno importante, lavorare sui valori aumenta immediatamente il senso di efficacia di benessere del genitore e soprattutto dovrebbe dare meno gli effetti collaterali appunto di inaiutabilità appresa o di senso di mancanza di competenza. Questo perché noi partiamo appunto dalla parte positiva, buona del genitore, come dire, gli riconosciamo la sua parte funzionale, riconosciamo i suoi scopi come genitore, come scopi di valore e scopi buoni. Semplicemente lo aiutiamo a modulare in modo diverso i comportamenti che ne conseguono e lo aiutiamo a essere più orientato verso i valori piuttosto che l'evitamento di aspetti negativi. E di nuovo pensate alla differenza tra i miei scopi e le mie idee su che genitore voglio essere non sono sbagliate, perché questo mi viene rimandato, o invece mi devo far spiegare dallo psicologo come comportarmi con mio figlio, che appunto può tradursi in un senso di mancanza di competenza, oltre che, è facile immaginare, in un senso di minore benessere dal punto di vista del genitore. Quindi, in sintesi, un parent training che integri anche l'aspetto dei valori positivi del genitore è non solo un addestramento a skill deficitarie, ma è qualcosa appunto che aiuta il genitore a individuare, essere più consapevole dei suoi scopi, a farsi regolare quindi da questi scopi. Dal punto di vista pratico, adesso passo un pochino di più alla parte pratica, spero di non stare troppo fuori con i tempi,
come indaghiamo i valori, quindi come aiutiamo il genitore a essere più consapevole dei suoi valori? Beh, innanzitutto lo possiamo fare banalmente durante il colloquio clinico. Facciamo l'esempio di nuovo di Lucia, nel colloquio clinico partendo da quello che fa soffrire il genitore, in quanto nella sofferenza spesso troviamo i valori che vengono sacrificati. Per esempio, Lucia soffre delle sue reazioni al figlio e del fatto che il figlio soffre. Questo segnala per lei una discrepanza tra il tipo di genitore che desidera essere e il genitore che si sente nei suoi comportamenti. Esplorando cosa non le piace delle sue reazioni, da cosa quindi l'allontanano, Lucia dice: per me un buon genitore dovrebbe sapere accogliere il figlio, sempre anche quando sta male. Trovo davvero brutto criticarlo per un suo problema, come faceva mia mamma con me. Chiedendole poi di tradurre questo in termini più concreti, cioè in che tipo di comportamenti questo ideale di genitore si potrebbe tradurre, cioè in che modo potresti essere dal punto di vista comportamentale il genitore che vuoi essere, Lucia dice: se io fossi il genitore che desiderei essere, lo abbraccerei e gli chiederei come posso aiutarlo invece di arrabbiarmi. Questo mi renderebbe un genitore migliore, mi farebbe sentire più vicina a quello che aspiro a essere. Poi passaggio successivo è chiederle di individuare dei comportamenti da mettere in atto nei giorni successivi che vanno in linea con questi valori, e questa è più la parte del sostegno dell'impegno. Oltre a questo, chiaramente i valori possono essere anche indagati in tanti altri modi. Come è già stato detto, nell'ACT si usano tantissimo le metafore, rispetto ai valori si usa tantissimo la metafora della bussola, quindi l'idea che i valori siano, come dire, delle direzioni che noi proviamo a seguire nella vita, che non significa che sempre siamo totalmente in linea con quel valore, che sempre dobbiamo essere perfettamente aderenti, ma che in qualche modo ci guidano per darci il tipo di vita che vogliamo, o in questo caso per, come dire, guidarci nella nostra genitorialità e farci sentire il tipo di genitore che vogliamo essere. Ora, da qui in poi vi farò vedere delle schede che più o meno ho costruito io, adattando insomma altri strumenti dell'ACT alla genitorialità, delle schede che possono essere utilizzate o come strumenti questionari da far compilare al genitore e poi discutere insieme in terapia, oppure possono essere anche una sorta di base per un'intervista, un colloquio sui un assessment, diciamo, dei valori. Partiamo dall'introduzione. Per gran parte dei genitori i figli sono una delle cose più importanti, sono la più importante della loro vita. Essere buoni genitori è uno dei loro valori centrali. Alla domanda cosa davvero conta per te nella vita, in tanti rispondono essere un buon padre, una buona madre per i miei figli. Eppure a rispondere alla domanda cosa significa per te essere un buon genitore non sempre è facile, infatti anche se noi ce lo chiediamo, appunto, spesso non abbiamo una risposta chiara a questa domanda. Non sempre siamo infatti del tutto consapevoli del tipo di genitore che desideriamo essere. Magari siamo consapevoli di come non vogliamo essere, ma siamo meno consapevoli di come vogliamo essere. Quindi di quali sono le priorità e le cose che un giorno ci potranno far dire sono soddisfatto di me, o anche immediatamente ci possono far dire sono soddisfatto di me nel come mi comporto come genitore. Un modo per esplorare il valore è immaginare, che viene appunto tanto utilizzato in ACT, e immaginarsi in prospettiva nel futuro. Qui lo stimolo è immaginare che il proprio figlio a 30 anni debba rispondere a delle domande sull'infanzia e sul rapporto con i propri genitori, per esempio nel corso di un'intervista giornalistica o di una psicoterapia. Chiedo quindi al genitore: prova a chiederti come secondo te risponderà se il tuo modo di essere genitore rimane quello che è stato fino ad ora. La risposta non riguarda il come vorresti che rispondesse, ma cosa prevedi in base a quello che fino adesso è stato il tuo modo di essere genitore. Quindi il punto non è fare previsioni, ma, come dire, guardarsi nella propria genitorialità e provare a immaginare come potrebbe rispondere il figlio da lì a 20-30 anni. Quindi si chiede di fare delle previsioni in qualche modo da un punto di vista esterno. Quindi le domande poi sono: che rapporto a cui il genitore deve rispondere facendo le veci del figlio? Che rapporto avevi da bambino con mamma e papà? Che tipo di genitore era? Quali sono 3-4 aggettivi per descriverlo? Cosa ti piaceva di più? Cosa ti piaceva di meno? Poi si chiede al genitore di rileggere queste risposte e di chiedergli che tipo di emozioni attivano, quindi se gli piacciono o non gli piacciono, come si sente di fronte a queste risposte. La seconda parte
Nella seconda parte dell'esercizio invece si chiede al genitore di rifare lo stesso esercizio, ma immaginando che tipo di risposte darebbe il figlio se da quel momento in poi lui fosse pienamente il tipo di genitore che desidera essere. Come dire, da adesso in poi sono il genitore perfetto, meraviglioso, eccezionale che voglio essere, mi immagino così, ecco, e poi rispondo di nuovo. Come risponderebbe mio figlio alle stesse domande? E sono le stesse, non ve le rileggo. Di nuovo poi gli si chiede di rileggere le risposte e appunto notare che tipo di vissuti, di emozioni quelle risposte attivano in loro. L'ultima parte consiste nel rivedere tutte le risposte e andare a vedere se le prime risposte e le seconde, la seconda parte di risposte, coincidono. Come dire, se la descrizione, se le risposte che il figlio darebbe in base a come si è adesso genitori sono simili a quelle che il genitore dà pensando di diventare da quel momento in poi il genitore perfetto che desidera essere, appunto se le risposte sono simili, probabilmente si è già abbastanza guidati o anche completamente dai propri valori. Se invece sono diverse, ci si chiede insieme che cos'è che il genitore dovrebbe cambiare nel suo modo di essere il genitore per aumentare la probabilità che il figlio un giorno risponda a quelle domande come davvero gli piacerebbe al genitore, quindi quali sono gli aspetti da modificare nella sua genitorialità per essere più vicino ai suoi valori. Poi questo può essere tradotto anche in comportamenti immediati e specifici che aiutano il genitore ad avvicinarsi subito ai suoi valori. Quindi per esempio prova a pensare a tre comportamenti, anche molto piccoli, che secondo te vanno nella direzione del tipo di genitore che ti piacerebbe essere e che potresti fare subito la prossima settimana, e poi si dà la prescrizione su questo. Ora in questo esercizio il genitore vuole che il figlio lo veda. Come il figlio appunto lo vede, o non ha a che fare con cosa appunto il figlio penserà di lui quando sarà grande. Il punto è, come dire, chiedersi che cos'è che è importante come genitore per essere soddisfatto oggi di, appunto di se stessi, di me stesso come genitore. Ok, velocemente, seconda scheda, credo di essere un po' in ritardo, ma nel caso me lo segnalano. Allora, seconda scheda. La domanda è che significa per me essere genitore straordinario, ovvero a che fare appunto con indagare che cosa per un genitore significa essere il genitore perfetto, il genitore eccezionale che si vorrebbe essere. Ora, il termine straordinario, che spesso viene anche contestato nelle lezioni quando lo utilizzo, non fa riferimento alla perfezione, perché come dire, l'obiettivo non è, come dire, stabilire la gerarchia di dove mi, cioè stabilire dove mi colloco nella gerarchia dei migliori genitori del mondo, ma a che fare straordinarietà, a che fare con utilizzare al massimo le proprie potenzialità e col, come dire, impegnarsi al massimo nelle cose che però soggettivamente sono importanti. Infatti genitore straordinario è declinato comunque sempre in modo assolutamente soggettivo. Se chiedessimo a 100 genitori che caratteristiche ha un genitore straordinario, probabilmente ci darebbero tutti delle risposte almeno parzialmente diverse, quindi non c'è un unico genitore straordinario. Quindi sostanzialmente con questa scheda noi chiediamo al genitore di dare una breve descrizione del tipo di genitore che desiderano essere o del tipo di genitore che sarebbero se loro fossero esattamente un genitore straordinario. Quindi che cosa li caratterizzerebbe e che cosa concretamente farebbero. Quali sono le cose davvero importanti per loro? Poi gli si chiede, oh, ok, vediamo qual è l'ostacolo, cioè come mai non sei già questo tipo di genitore, che cos'è che ti impedisce di provare tutti i giorni a essere il genitore straordinario che desideri essere? E qui vengono fuori di solito appunto le emozioni, i pensieri, tutto quello che Barbara Barcaccia ha descritto in termini ACT, cioè come eventi privati. Quindi appunto soprattutto la parte emozionale e cognitiva, e che viene gestita tendenzialmente con procedure di attuazione, ma adesso non entriamo nel merito di questo. Fatto questo, ci chiediamo col genitore cosa concretamente faresti di diverso se tu fossi esattamente il genitore straordinario, eccezionale che desideri essere, cioè in che tipo di comportamenti questo si tradurrebbe se non ci fosse l'ostacolo dei tuoi timori. Come dire, ti cancello da questo momento con la bocchetta magica tutte le tue paure e i tuoi pensieri, che comportamenti metti in atto, diversi da quelli che già metti in atto? Quali obiettivi si potrebbero tradurre? Obiettivi per le prossime settimane o obiettivi più a lungo termine? E in quali comportamenti appunto specifici? Probabilmente tante cose già le fai già, quindi chiediamoci in quali comportamenti nuovi, per esempio nella prossima settimana o già da oggi. Ok, ultima scheda,
la bacchetta magica trasforma genitori. Vi risparmio per questioni di tempo la favoletta introduttiva, che può essere utilizzata appunto per far immergere in questo esercizio un pochino più, di nuovo, immaginativo, come anche l'altro che abbiamo visto, in qualche modo utilizza anche l'immaginazione facendo proiettare il genitore nel futuro. Qui invece appunto utilizziamo un trucco che si utilizza tantissimo in terapia cognitiva, che è quella appunto della bacchetta magica. Dico al genitore: immagina che questa penna sia una bacchetta magica, la posso usare per darti tre qualità che tu consideri davvero importanti come genitore, le qualità che più ti farebbero sentire soddisfatto e felice di essere un genitore, gratificato dell'essere un genitore. Quali qualità vorresti che io ti dessi con questa bacchetta magica? Appunto, possiamo elencarne più di una e poi ne scegliamo tre, perché con questa bacchetta magica ti posso dare solo tre qualità. Ok, una volta individuate queste qualità, chiedo al genitore: come ti accorgeresti che tu hai davvero queste qualità? Questo per aiutarlo a tradurlo in cose concrete, osservabili e misurabili. Quindi, per esempio, gli posso dire: se io adesso ti trasformo con questa bacchetta magica, ti do queste qualità e poi ti seguo con un video in tutto quello che fai nei prossimi giorni, che tipo di comportamenti diversi vedremo nella tua genitorialità? Cioè, come ce ne accorgeremo che davvero io ti ho dato queste caratteristiche? Tutto questo appunto per tradurre in comportamenti concreti che passano attraverso il quotidiano del figlio, o anche più specificatamente attraverso la gestione dell'aspetto problematico del figlio, perché appunto se noi facciamo un parent training orientato anche ad aiutare il figlio nelle sue difficoltà, è importante che a un certo punto dell'indagine dei valori e dei comportamenti connessi ci chiediamo sempre anche in che tipo di comportamenti si traducono questi valori nella gestione di tuo figlio. Appunto, quindi continuiamo ad andare sulla gestione appunto di comportamenti anche molto specifici, per esempio comportamenti che creano particolare disagio al genitore. Quindi, per esempio, in che tipo di comportamenti si potrebbero tradurre i tuoi valori in situazioni come tuo figlio che picchia un compagno. Quindi cerchiamo di andare molto molto sul concreto. Poi dopodiché ci chiediamo, in ultimo, quali delle qualità e comportamenti che hai chiesto con la bacchetta magica già ti riconosci, in quali non ti riconosci, e in ultimo ci chiediamo cosa concretamente puoi fare subito, da oggi, da appena esci da questo studio, per andare nella direzione dello sviluppare queste qualità, anche se io non ho la bacchetta magica per darti queste qualità. Quindi da che cosa puoi iniziare la prossima settimana, o anzi oggi? Ok, spero di non essere andata troppo veloce, però in realtà, come dire, la questione fondamentale sempre in queste schede, poi uno se le può anche inventare, è rispondere a due domande. Ovvero, se tu fossi pienamente il genitore che desideri essere, come saresti? E questa è l'esplorazione dei valori. E poi, la seconda domanda è: in quali comportamenti concreti in tuo potere si tradurrebbero questi valori? E questo è il sostegno all'impegno nella direzione dei valori. L'unica cosa importante, che qui sottolineo con il termine potere, è che appunto i valori e i comportamenti, soprattutto connessi, devono essere delle cose che effettivamente sono nel potere del genitore. Come dire, se il genitore mi dice che un valore è essere amato dal figlio, mi sta in realtà dicendo qualcosa che non dipende da lui, quindi non possiamo accettare come valore, perché appunto il valore è una direzione, ma una direzione che io come genitore posso perseguire. Quindi, per esempio, può essere un valore impegnarmi a essere un genitore amorevole, non essere sicuro di essere amato. E del resto, se la metto in termini di valore, appunto essere un genitore amorevole, posso tradurlo poi in dei comportamenti concreti, mentre non posso tradurre in comportamenti miei e in mio potere concreti l'essere amato dai miei figli. Cosa c'entra tutto questo con la felicità? Sto arrivando alla fine. Beh, come dire, dal mio punto di vista, concentrarsi sulla dimensione motivazionale del genitore, nello specifico sulla sua dimensione valoriare, è qualcosa che ha l'obiettivo di aumentare i comportamenti pro felicità, pro benessere, felicità intesa come comportamenti appunto che mi danno di più la vita che io ritengo di meritare, che ritengo di desiderare, la vita in cui mi sento comodo. E l'attenzione appunto è più sul cosa posso fare io per andare nella direzione del star bene come genitore e essere il genitore che voglio essere, quindi non sulle esperienze da evitare. Quindi mi chiedo cosa posso fare per aumentare il mio benessere, la mia felicità, non cosa fare per evitare il malessere. E poi, dal mio punto di vista, questo aiuta il genitore anche a sentirsi più soddisfatto subito della sua genitorialità, ovvero a goderne nell'immediato. Concludendo, quindi, il lavoro sui valori è in sostanza un lavoro sulla motivazione al parent training.
un sostegno alla motivazione durante il parent training attraverso la messa a fuoco degli scopi terminali o valori, guardando oltre la risposta automatica del momento. Banalizzando un po', è più facile non rimproverare mio figlio per i suoi sintomi se ho chiaro che non rimproverarlo in linea con i miei scopi genitoriali. Ed è anche più facile tollerare il mio disagio di fronte ai sintomi di mio figlio se farlo mi fa sentire subito, immediatamente, il più vicino al genitore che voglio essere. L'assunto sottostante è che le reazioni del genitore, anche quando sono disfunzionali, sono sempre il risultato di un tentativo di prevenire e contenere la compromissione dei propri scopi come genitore. Come dire, anche ora, salvo situazioni altamente patologiche, però un genitore che ci chiede aiuto, come dire, diamo per vero che è interessato a essere un buon genitore, e che quindi anche tutti i suoi comportamenti disfunzionali sono un tentativo di evitare il fatto di sentirsi invece un cattivo genitore. Quindi, come dire, lui ha in mente il fatto che vuole essere un buon genitore o almeno non vuole essere un cattivo genitore, e questo noi lo riconosciamo. E, come dire, è la base dell'intervento. Concludo, e concludo con una frase di Confucio che quando ho letto mi è piaciuta tanto e che mi sembra adatta al contesto. È la risposta di Confucio a un allievo che gli dice: ma come, hai pochissimi soldi, perché compri oltre al riso anche i fiori? E Confucio risponde: compro il riso per vivere, i fiori per avere una ragione per vivere. Mi sembra che in qualche modo sia molto in tema con quello che abbiamo detto oggi, in quanto, come dire, ci ricorda che la genitorialità non è solo un compito, ma anche qualcosa che può darci una ragione per vivere, che può darci un senso e che può dare più significato alla vita, se appunto ci occupiamo non soltanto della parte compito, dei doveri, delle cose da portare a termine, ma ci chiediamo anche che cosa a me dà significato, che cos'è che rende di più la mia vita significativa nell'essere genitore, e proviamo a perseguire questo. Grazie a tutti. Grazie mille alla dottoressa Perdighe, direi che invece questo è stato un intervento veramente a completamento di qualcosa fondamentale, perché poi non si può considerare gli adolescenti se non parliamo anche dei genitori. Ci sono un sacco di domande, in realtà le sintetizzerò un pochino, diciamo che proviamo a rispondere a un paio di domande. La prima è relativa a come fare quando i genitori non sono collaborativi, oppure addirittura quando diciamo che i genitori sono più orientati al fatto che il figlio sia difettoso più che al fatto che loro non siano i genitori che vogliono essere. In questi casi, com'è possibile muoverci, com'è possibile interagire? Ma il punto è sempre quello, secondo me, è partire appunto da quelli che sono i loro scopi e le loro motivazioni. Come dire, appunto, quando un genitore non è collaborativo, di solito non lo è, ma a parte rari casi di pregiudizi particolari nei confronti dell'intervento, ma tendenzialmente non lo è perché, per esempio, ha paura del parent training, perché ha paura che vengano messe in evidenza le loro difficoltà, o ha paura di non riuscire a mettere in atto le competenze che gli vengono date. E quindi partire da quello che per loro è importante. E anche nello specifico, rispondendo alla seconda domanda, da quello che per loro è importante, partendo dalla situazione che loro hanno, come dire, loro si confrontano non banalmente con un figlio, ma con il loro figlio, spesso un figlio con problemi specifici. Allora io mi chiedo che tipo di genitore voglio essere, di un figlio difettoso, per esempio, anche assumendo la loro definizione. Posto che tuo figlio è difettoso, perfetto, ma tu che genitore vuoi essere di questo figlio? Perché invece loro spesso hanno in testa un ideale di genitorialità che però, per esempio, non è applicabile al loro figlio. Da poco ho seguito un signore che ha una figlia con una gravissima malattia neurologica e, per esempio, tutta la sua sofferenza nasce dal fatto che lui mi dice: io non posso essere il genitore, le voglio bene tantissimo a mia figlia, ma quello che mi fa tanto soffrire è che non riesco a essere un genitore. Non riesco a essere un genitore, e poi esplorando abbiamo visto, per lui significa non posso fare le cose che io avevo in mente di fare con un figlio. Quindi per lui essere genitore significava, che ne so, insegnare delle cose a una figlia, portarla a passeggio, farci delle attività. Non riesce, come dire, a partire dal fatto che quelle sono cose che non può fare, e quindi poi il lavoro è stato spostare sul: ok, però posto che tua figlia è una figlia con una grave malattia neurologica, quindi tantissime cose non si possono fare, di questa figlia che genitore vuoi essere? E quindi in questo senso poi lo riportiamo sulla situazione concreta e partiamo da lì nell'esplorazione dei valori, perché è chiaro, come dire, è molto facile dire: ah, voglio essere un genitore amorevole che si diverte con i figli, però magari ho un figlio in cui quella declinazione di amorevole che c'è in mente il paziente o di divertimento non si può fare. Allora si tratta quantomeno di trovare delle declinazioni diverse col singolo bambino, figlio o paziente.
Sì, abbiamo risposto probabilmente ad altre domande. Potremmo farne una integrazione velocissima. Ok, come guidare i genitori nei loro valori di fronte a gravi comportamenti rischiosi per la salute del minore o ostacolanti per l'apprendimento, ad esempio l'autolesionismo? Certo, però appunto partendo sempre da quella che è la situazione. Esempio che ne so che spesso i pazienti riportano. Mio figlio si fa le canne, quindi andiamo nell'adolescenza. E anche lì il punto è decidere se mettere in atto comportamenti che vanno idealmente nella direzione solo della soppressione del comportamento e quindi per esempio dire al figlio che le canne non si fanno, è pericolosissimo, e provare a farlo spaventare un po' anche con l'aiuto spesso di medici, oppure chiedersi, ok, posto che probabilmente questo non servirà a spaventarlo tanto, che tipo di genitore voglio essere di un figlio che si fa le canne, che per esempio significa essere un genitore che magari, che ne so, prova a dare dei limiti, che ne può parlare di quella cosa col figlio, che se ne parla significa che magari gli può almeno dare quelle istruzioni che riguardano il fatto se ti sei fatto una canna magari non guidare, e quindi comunque proteggerlo partendo da quella che è una situazione che io non posso cancellare anche se non mi piace. Grazie mille, io direi che veramente sono suggerimenti utilissimi. Dopodiché l'intervento che segue, quello di Caterina, comunque di nuovo sarà sui valori e quindi su come lavorare concretamente sui valori. Perfetto, perfetto. Va bene, allora grazie per questo intervento e passiamo al prossimo intervento, che è un onore presentare ed è un intervento che riguarda un protocollo ACT per la promozione del benessere nei ragazzi con DSA e che sarà tenuto dalla dottoressa Caterina Villirillo, che in qualche modo è qui in rappresentanza della ricerca sull'ACT in età evolutiva o più in generale della ricerca in psicoterapia o su ciò che funziona o meno nel nostro lavoro clinico. Chi conosce la configurazione delle scuole di specializzazione in psicoterapia cognitiva sa quanta importanza venga data alla clinica e naturalmente alla ricerca applicata alla clinica. Quindi il contributo della dottoressa Villirillo credo sia rappresentativo di tutta una serie di lavori a volte meno manifesti ma fondanti e fondamentali per la crescita di ciò che facciamo clinicamente. La dottoressa Caterina Villirillo è psicologa e psicoterapeuta, terapeuta Cool Kids, membro dell'equipe per l'età evolutiva delle scuole di specializzazione in psicoterapia cognitiva PCSPC. Collabora con l'Istituto di Neuropsichiatria, Ricerca e Terapia in Età Evolutiva, Rete di Roma, e ha collaborato con l'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Lascio quindi la parola alla dottoressa Caterina Villirillo. Buongiorno a tutti, grazie Emanuele per la presentazione. Inizio subito col condividere le slide del lavoro. Ok. Ok. Allora, questo protocollo, sì, è un protocollo ACT che nasce da un interesse rispetto a quelli che sono i fattori che correlano con la felicità in età evolutiva. In particolare ho svolto una ricerca in ambito della letteratura valutando quelli che sono i fattori che correlano maggiormente con la felicità in questa fase dello sviluppo, e quello che emerge è che a correlare maggiormente con la felicità sono le relazioni interpersonali soddisfacenti, l'autonomia, la competenza, un'alta autostima, un sistema di valori e un locus of control interno. Vi riporto a titolo esemplificativo questo studio dove possiamo notare come il focus specifico è proprio sulle relazioni interpersonali. Questo dato infatti viene posto come la variabile che correla di più con la felicità in età evolutiva, ma essendomi occupata in precedenza di felicità anche in età adulta posso confermare questo dato anche per questa fase della vita. Andiamo a vedere quindi in che modo però le relazioni interpersonali sono determinanti per la felicità, sicuramente rispetto a due parametri. Rispetto alla quantità, perché maggiori sono le amicizie che si hanno e soprattutto si ha la possibilità di coltivarle in maniera positiva, più alti sono i livelli di felicità. E determinante anche la qualità. Si parla infatti di relazioni soddisfacenti quando si ha l'impressione di contare, di essere visti, di essere significativi per il gruppo a cui si appartiene. Quello che cambia in base all'età di sviluppo è quali sono le relazioni che effettivamente sono più determinanti per la felicità. Nei bambini, infatti, è fondamentale avere relazioni intime con i genitori e con i familiari,
Per gli adolescenti, come si immaginerà, è significativo avere un rapporto stabile con i pari. Anche per quanto riguarda il concetto di felicità, ci sono delle differenze rispetto ai bambini e agli adolescenti. Per i bambini si parla di felicità eudonica, dunque coincide proprio con gli aspetti concreti della relazione, come il numero di uscite, il numero di visite agli amici. Negli adolescenti la felicità è definita di tipo eudaimonica, quindi in termini ACT coincide proprio con la realizzazione del proprio vero sé svolgendo attività congruenti ai propri valori. L'interesse per questo protocollo specifico per il disturbo d'apprendimento nasce sicuramente da un interesse personale di tipo clinico, ma anche perché indagando nella letteratura emerge che circa l'80% dei ragazzi con problematiche di apprendimento ha anche problematiche di tipo relazionale. L'insuccesso scolastico infatti non va a limitarsi soltanto all'area della scuola, ma va a influire anche sullo sviluppo della personalità e sull'adattamento sociale. Sarà capitato a tutti noi di valutare comunque la presenza in comorbilità di sintomi come ansia, depressione, ritiro sociale e bassa autostima nei disturbi specifici di apprendimento. Inoltre è importante il dato che ci fornisce il DSM-5, poiché ritiene che alti livelli di supporto emotivo e sociale rappresentano in realtà un fattore di protezione importante per lo sviluppo di psicopatologie future per i ragazzi con DSA. Dunque, a partire da queste premesse, l'idea è stata quella di valutare un protocollo che potesse potenziare il trattamento, quindi quello specifico di tipo neuropsicologico per i ragazzi più piccoli o metacognitivo per i ragazzi più grandi, che fosse focalizzato sul senso del benessere e quindi in particolare si è posta l'attenzione proprio sulla variabile che incide di più sul benessere, cioè la qualità e la quantità delle relazioni interpersonali. Questo protocollo è stato sviluppato dapprima su un caso singolo, per poi essere perfezionato in un intervento di 12 sedute che è stato proposto all'interno di una ricerca su un campione pilota. Le 12 sedute si suddividono in 10 a cadenza settimanale, che prevedono quindi la fase iniziale di intervento e poi l'intervento centrale, più 2 quindicinali di follow-up. Si basa questo protocollo sicuramente sulle procedure dell'ACT e anche su alcune tecniche della terapia cognitivo-comportamentale classica utilizzato proprio al servizio dei principi dell'ACT. Brevemente, per quanto riguarda la ricerca, l'obiettivo è stato quello di valutare se la somministrazione di questo intervento focalizzato sulla promozione del benessere potesse influire sulla riduzione dei sintomi di ansia e depressione che spesso sono correlati al disturbo d'apprendimento. E l'ipotesi è stata questa, cioè migliorando le relazioni interpersonali possono aumentare anche tutte le altre variabili implicate nel benessere, cioè l'autostima, la percezione di autoefficacia e dunque il benessere psicologico, nonché anche le performance di tipo scolastico. Il campione ha coinvolto 6 adolescenti, quindi 3 maschi e 3 femmine, con diagnosi di DSA. Questi adolescenti erano appartenenti alla scuola secondaria di primo e secondo grado e avevano un'età compresa tra gli 11 e i 16 anni. Un criterio di inclusione specifico è stato quello di non essere in trattamento al momento della sperimentazione del protocollo per il DSA o comunque aver iniziato questo trattamento almeno da un anno, questo per non inficiare eventuali risultati. Sono stati somministrati nella fase di pre e post trattamento questi strumenti, quindi in particolare il MASH-2 per la valutazione dei sintomi ansiosi, il CDI-2 per la valutazione dei sintomi depressivi, il TMA per la valutazione dell'autostima e poi le scale specifiche di autoefficacia scolastica e sociale percepita. Adesso, per rendere anche un po' più dinamica la spiegazione del protocollo, utilizzerò la descrizione del trattamento di una delle partecipanti, che chiameremo Clara, e inizio col presentarvi il suo caso per poi illustrarvi i risultati generali di tutta la ricerca. Allora, Clara è una ragazza di 12 anni, figlia unica che frequenta la seconda media. All'età di 10 anni riceve una diagnosi di DSA e questo periodo risulta essere per lei particolarmente compromettente proprio perché subisce dei cambiamenti fisici legati anche alla preadolescenza. Nello stesso tempo mette gli occhiali e l'apparecchio, quindi con una conseguente situazione di imbarazzo vissuta pure in ambito sociale.
Dopo la diagnosi di DSA intraprende immediatamente un percorso riabilitativo sugli apprendimenti, però i risultati sono scarsi, motivo per cui i genitori si rivolgono per un sostegno psicologico sia perché allarmati dai continui richiami rispetto alle performance scolastiche scadenti, ma anche per un ritiro sociale importante. Clara infatti appare così nel momento in cui la conosco, ha un umore deflesso molto importante, è triste, rassegnata, non ha inoltre hobby o una rete di amicizie, manifesta delle difficoltà importanti anche nelle abilità comunicative con gli altri, è spesso ritirata a scuola, a casa, inoltre non vive a scuola una situazione didattica favorevole per lei perché non vengono rispettate le misure compensative e dispensative del suo piano didattico. Questo lo porta a sperimentare continui fallimenti e incide sicuramente sulla sua autostima. Vi ho riportato qui a titolo esemplificativo alcuni pensieri che Clara mi rivolge e che sono sicuramente molto preoccupanti. Ve ne leggo uno, ad esempio: sono come un'ombra invisibile che gli altri vogliono schiacciare. Tutto questo fa pensare comunque ai precursori di lo sviluppo di un'eventuale psicopatologia futura. Dunque, sia per gli aspetti di ritiro sociale, sia per le caratteristiche legate al disturbo specifico di apprendimento, Clara diventa sicuramente una candidata ottima per il protocollo. E adesso vi illustro il trattamento. La fase iniziale di questo protocollo è nominata proprio Conosco me stesso e i miei valori. Si dedicano a questo le prime due sedute e l'obiettivo è, in primis, promuovere la consapevolezza dei punti di forza e dei punti di debolezza del soggetto. Capita infatti ai ragazzi come Clara, ma in generale tutti i ragazzi che si rivolgono a noi per delle problematiche specifiche, di essere eccessivamente focalizzati sulle loro fragilità, quindi su ciò che non funziona in loro, avendo dunque una visione di sé totalmente negativa. L'obiettivo invece è quello di mettere a fuoco da un lato queste fragilità, però dall'altro promuovere la consapevolezza di eventuali risorse, quindi di quali sono, a prescindere gli interessi e i valori, allo scopo di favorire una visione integrata del sé. E vi faccio vedere nello specifico quello che abbiamo fatto con Clara. Sicuramente, come potete notare, rispetto ai punti di debolezza, questi sono legati alle difficoltà di apprendimento, ma come potete leggere anche alle difficoltà di tipo sociale. Per quanto riguarda i punti di forza è stato molto difficile metterli a fuoco, poiché quello che è capitato con lei, ma in generale con tutti i ragazzi, è stato di non vederle o addirittura peggio darle per scontato. Sempre in questa fase c'è la condivisione del razionale con il ragazzo e di obiettivi. Si condividono in particolare due obiettivi da raggiungere appunto durante il percorso e che fanno riferimento a quelli che sono i propri valori. Si pone sicuramente in particolare l'attenzione su quella che è l'abilità sociale, quindi le relazioni interpersonali, proprio perché abbiamo visto dalla letteratura che risulta essere il valore più determinante anche per la felicità, condiviso da tutti i ragazzi in adolescenza. In particolare rispetto a Clara, gli obiettivi individuati sono stati questi, quindi uscire di più con le amiche e farsi ascoltare dai compagni. La fase centrale dell'intervento, quindi che va dalla seduta 3 alla 10, prevede parallelamente l'intervento su tre aspetti. Da un lato, la promozione dell'impegno a perseguire i propri obiettivi e valori. Parallelamente anche l'analisi delle difficoltà nel rapporto con i pari, poiché quello che può succedere è quello di avere delle credenze disfunzionali rispetto a questi che possono ostacolare anche il raggiungimento di obiettivi. Quindi, come dicevo prima, in questi casi la ristrutturazione cognitiva tipica della CBT classica è proprio al servizio dell'impegno a perseguire i propri valori e i propri scopi. Infine, si lavora anche sull'addestramento alle abilità carenti, infatti è un dato comune il fatto di avere delle difficoltà a livello sociale e comunque di abilità, di social skills in questi ragazzi, quindi si punta alla promozione di queste con particolare riferimento alle abilità comunicative, dunque all'assertività. Rispetto al primo punto, quindi l'impegno a perseguire gli obiettivi, quello che si fa in questa fase è di valutare dei micro obiettivi da perseguire settimanalmente a partire dai due principali individuati.
Si fa quindi una gerarchia di questi obiettivi, partendo ovviamente da quelli più facilmente raggiungibili, questo allo scopo sia di sperimentare un'immediata efficacia e sia di favorire anche la motivazione nel proseguire il percorso. Ecco, rispetto a Clara, come posso raggiungere l'obiettivo di uscire di più con le amiche? Questi sono i microobiettivi individuati, quindi prendere l'iniziativa e fare in modo di parlare con gli altri all'uscita da scuola per 30 minuti, quindi senza aspettare di essere invitato o essere coinvolta in una conversazione, avendo visto che per lei è importante relazionarsi con loro. Organizzare un pranzo con gli altri, in questo caso, come accennavo prima, utilizzando una risorsa importante che abbiamo scoperto, proprio perché è importante fare in modo che queste risorse vengano utilizzate anche al servizio dei propri scopi. Quindi Clara ha scoperto di essere un'abile cuoca e questa l'ha portata a organizzare dei pranzi e quindi coltivare il suo obiettivo di relazionarsi con le amiche e poi andare al parco con loro. Sempre in questa fase si condividono dei contratti tra terapeuta e paziente, quindi si stabiliscono le regole, le modalità e i tempi dell'esposizione settimanale che i ragazzi devono fare e si accompagnano anche con una valigia degli attrezzi. In altri termini, si anticipano in termini di problem solving eventuali difficoltà che si potrebbero incontrare e quindi si valutano delle eventuali soluzioni, attingendo ad esempio a delle risorse personali. E questo a titolo esemplificativo sono un contratto della settimana firmato con Clara e una valigia degli attrezzi. La seduta successiva di ogni incontro dedica una parte iniziale al debriefing, quindi si valuta l'esperienza della settimana precedente facendo riferimento in particolare a 3 parametri. Quindi la percentuale di soddisfazione, che è sicuramente il dato più importante, poiché porta i ragazzi a valutare quanto effettivamente sono stati soddisfatti rispetto a quello che sono riusciti a fare, e ciò in termini ACT a prescindere proprio dal risultato. E poi anche stimolare l'attenzione al proprio stato mentale in relazione agli eventi, dunque che cosa ho pensato, come mi sono sentito nel fare questo e cosa ho notato anche negli altri. Ecco, questi sono alcuni esempi dopo i primi compiti di azione impegnata riportati da Clara. Come possiamo notare, sono tutti esempi positivi e questo è generale rispetto a tutti i ragazzi che hanno partecipato alla ricerca. È importante notare, rispetto a quello che dicevo prima, come Clara, riportando ad esempio il pensiero «Sono fiera di me», riesce a riconoscere quello che ha fatto, quindi a sentirsi soddisfatta per la prima volta delle sue azioni. E soprattutto quello che succede nella maggior parte dei casi è anche quello di avere la disconferma di tutte quelle credenze patogene che inizialmente possono aver bloccato i ragazzi anche in passato nell'esporsi. Quindi mi sono resa conto che gli altri mi ascoltano, mi cercano di più, non mi hanno rifiutato come temevo. L'altro aspetto a cui si lavora parallelamente in questa fase è la difficoltà del rapporto con i pari e la valutazione delle credenze disfunzionali. Vi ho riportato un esempio, in questo caso di Clara, in cui doveva proporre per la seconda volta ad un'amica di fare un'uscita. Davanti a questa situazione inizia a manifestare dei sintomi ansiosi con delle condotte di evitamento, poiché il pensiero che si enuclea da questo è che poteva essere rifiutata. Quindi la credenza è che se gli altri mi dicono di no ad un'uscita, allora vengo rifiutata e non vogliono stare più con me. Quindi a partire da queste credenze emerse, proprio per favorire la prosecuzione nell'impegno, si vanno a svolgere degli interventi specifici di ristrutturazione cognitiva. Quindi in particolare la ricerca di ipotesi alternative, quindi ti vengono in mente altre idee del perché gli altri potrebbero dirti di no, o comunque il doppio standard, quindi se fosse una tua amica a proporti più volte di uscire, anche tu penseresti questo? O anche il disputing, cioè mettendo in discussione attraverso anche degli esempi paradossali eventuali pensieri legati. L'ultima parte è dedicata all'addestramento e all'assertività, quindi anche questo per favorire lo sviluppo di abilità sociali è una parte a cui si dedica del tempo attraverso delle simulazioni in seduta di scenette tra il ragazzo e il terapeuta per favorire quindi uno stile comunicativo efficace, magari partendo anche da difficoltà che sono state riscontrate nell'ambito delle esperienze. E si utilizza quindi al servizio di questo il modeling e il role playing.
La fase conclusiva dell'intervento è nominata io più abile socialmente e consapevole delle mie risorse e prevede le ultime due sedute che si svolgono a cadenza quindicinale, che si focalizzano sia sulla risomministrazione dei test che sono stati svolti nella fase precedente, ma soprattutto sulla stimolazione di una nuova consapevolezza di sé, quindi si effettua una rivalutazione di quelli che sono i punti di forza e i punti di debolezza del soggetto, allo scopo anche di individuare eventuali differenze. Infine, in questa fase, il clinico svolge una valutazione qualitativa rispetto al numero di amicizie, rispetto al numero di contatti con gli altri e di uscite e condivide questo schema con i ragazzi proprio allo scopo di stimolare la riflessione su eventuali abilità relazionali acquisite. Questo è il quadro di Clara dopo due mesi dell'intervento, quindi alla fine del protocollo possiamo notare come rispetto alla Clara che vi ho presentato nella fase iniziale, la valutazione che lei ha di sé è sensibilmente cambiata. Quindi la percezione delle proprie debolezze si è limitata intanto a delle difficoltà specifiche legate sempre al suo disturbo dell'apprendimento, ma è curioso notare come lei individua adesso come una sua, un suo limite, una sua fragilità, il fatto di parlare troppo. Stiamo quindi parlando di una ragazza che inizialmente non riusciva a conversare con gli altri. Inoltre sono aumentate le sue risorse e soprattutto quello che prima lei individuava come una debolezza, cioè stare con le amiche e parlare con loro, adesso diventa un più. In altri termini, lei si definisce cambiata rispetto al coraggio. Parlando in termini ACT, sicuramente questo fa riferimento alla capacità che acquisisce di impegnarsi in azioni che vanno verso i loro valori, quindi verso la volontà di stare con gli altri. E soprattutto un dato interessante è il fatto che lavorare su questo le ha permesso di raggiungere dei risultati sensibilmente significativi anche rispetto alle performance scolastiche. Ma come accennato, andiamo a vedere adesso in generale quali sono i risultati complessivi di questa ricerca, quindi attraverso anche la comparazione dei test che sono stati sottoposti a tutto il campione, compreso quindi Clara. Senza entrare nel merito numerico, vi illustro questo schema rispetto a quelli che sono i sintomi ansiosi. Quindi le colonne in blu vanno a evidenziare i sintomi ansiosi presenti nella fase di pretrattamento, mentre quelli in grigio evidenziano i sintomi ansiosi presenti nella fase di post-trattamento. Come possiamo notare, quasi in tutti i ragazzi ci sono state delle significative riduzioni in almeno alcune scale indagate nello specifico dal test, quindi nel caso del MASH-2, ansia da separazione, ansia generalizzata, ansia sociale, sintomi ossessivi compulsivi, sintomi fisici, evitamento del pericolo e ansia totale. Lo stesso dato è emerso anche rispetto ai sintomi depressivi, quindi possiamo notare come almeno in alcune scale dei test ci sono delle riduzioni significative rispetto ai sintomi di questo tipo. Per quanto riguarda la valutazione dell'autostima, c'è un innalzamento anche in questo caso per tutti i soggetti. E infine, per quanto riguarda la valutazione dell'autoefficacia scolastica e sociale percepita, possiamo notare altresì dei cambiamenti in positivo. Questa è la tabella delle osservazioni cliniche che, come vi ho accennato prima, viene fatta nella fase di follow-up, dove abbiamo potuto comunque evidenziare come rispetto ai parametri del numero di amici, numero di uscite settimanali e di contatti telefonici con gli altri, tutti e sei ragazzi avevano raggiunto dei risultati molto positivi. A titolo esemplificativo faccio riferimento al nostro V, che da 0 amici arriva ad averne 7, da 0 uscite settimanali ne svolge almeno una o due fisse e da 0 contatti adesso questi diventano quotidiani. Quindi che cosa possiamo concludere? Che lavorando intanto sulla consapevolezza dei punti di forza e di debolezza, i ragazzi hanno la possibilità di utilizzare le loro risorse e queste vengono utilizzate per perseguire i loro scopi, quindi al servizio dei loro valori. Da una valutazione negativa del sé riescono a circoscrivere i loro limiti e ad avere una visione globale di sé positiva. C'è una riduzione dei sintomi di ansia e dei sintomi di depressione che erano emersi nella fase di pretrattamento. E si può notare una sperimentazione di maggiore autoefficacia. Aumenta inoltre l'autostima e la sicurezza di sé
e per quanto riguarda le abilità relazionali che sono state acquisite, queste risultano essere mantenute anche a distanza del follow-up di un mese, poiché quando li abbiamo incontrati tutti continuavano ad avere regolarmente contatti con i loro amici. Quindi, essendo aumentati tutti i valori relativi alle variabili che vanno a correlarsi con la felicità in età evolutiva, si può dedurre, come è stato diciamo visibile anche a livello clinico, che tutti e sei ragazzi alla fine del trattamento erano molto più felici e fieri di sé. Dunque, possiamo concludere che migliorando le relazioni interpersonali con i pari si notano dei miglioramenti in termini di autostima, sicurezza di sé, performance scolastica e maggiore competenza. Quindi si vanno un po' a confermare quelle che sono state le ipotesi iniziali. E questo dato è importante perché ci fa riflettere sul fatto che spesso ci sono dei problemi secondari nel disturbo di apprendimento come bassa autostima e timori relazionali che possono essere coinvolti nel mantenimento delle difficoltà di performance. Accade spesso infatti che questi ragazzi, pur svolgendo degli interventi specifici sulla riabilitazione degli apprendimenti, continuano, come nel caso di Clara, ad avere difficoltà in questi termini, per cui con i dovuti approfondimenti potrebbe essere auspicabile affiancare sempre un intervento volto alla promozione del benessere a quelli più tecnici. Ringraziandovi per l'attenzione, concludo anche io con una frase tratta dal libro di Claudio Verdighe, che va un po' a riassumere quella che è stata la volontà appunto del mio lavoro, cioè quello di lavorare maggiormente sulla promozione delle competenze, quindi favorire l'impegno in direzione dei propri valori, rispetto che focalizzarsi chirurgicamente sulla riduzione dei sintomi negativi con cui spesso i ragazzi si presentano in seduta. Questo diciamo mi agevola su due aspetti: da un lato per costruire una buona alleanza terapeutica fin da subito, dall'altro per favorire un'acquisizione di autostima e di autoefficacia immediata con cui poi si può continuare eventualmente ad approfondire altre tematiche. Grazie ancora. Grazie alla dottoressa Villirillo, direi. Almeno siamo entrati nel clima di ricerca e nel clima insomma di applicazioni anche pratiche, poi alla fine quello che facciamo in clinica è il risultato poi di questi studi che vengono fatti in qualche modo che a volte veramente sono in ombra ma sono poi alla base di scelte cliniche che possiamo fare o meno. Abbiamo pochissimo tempo, quindi vado molto veloce su un paio di domande. Una, come si lavora per incrementare l'autostima in un adolescente, soprattutto quando si trova a vivere in un contesto familiare svalutante? Ok, sì, diciamo questo purtroppo è una situazione che noi ritroviamo spesso ed è questo il motivo per cui è importante in questa fase dello sviluppo lavorare parallelamente anche con i genitori, però non sempre i setting sono puliti e non sempre c'è la possibilità di farlo. Per questo motivo è importante proprio lavorare singolarmente con il ragazzo e fare in modo che possa diciamo fare riferimento anche a dei feedback esterni. Abbiamo visto in particolare con l'adolescente che è fondamentale avere un gruppo dei pari, delle relazioni soddisfacenti, quindi quello che sappiamo anche dalla letteratura è che il focus attentivo si sposta e paradossalmente risultano essere diciamo più efficaci i feedback che arrivano dall'esterno piuttosto che dall'ambiente familiare. Ok, un'altra domanda direi. Ok, in alcuni casi la leggo direttamente perché è un po' lunga. In alcuni casi le difficoltà di linguaggio e di comprensione mettono veramente in difficoltà il bambino o la bambina. In altri casi il gruppo classe è veramente ostile ed è difficile creare situazioni di rapporti sociali soddisfacenti e accoglienti. Come promuovere obiettivi settimanali a lungo termine in casi come questi? Sì, allora, intanto grazie per la domanda perché comunque questo mi permette di dare uno spunto rispetto all'utilizzo del protocollo. Come dicevo, questo nasce per interesse personale rispetto al DSA, anche perché comunque mi capita spesso di lavorare con questi tipi di ragazzi, però è generalizzabile anche a contesti di gruppo e sappiamo dalla letteratura che lavorare anche sulla promozione
gli obiettivi positivi funziona molto anche eventualmente con il bullismo. Quindi quello che io consiglio spesso interagendo con le maestre quando capita questo è di essere da mediatrici, quindi favorire ad esempio in piccoli gruppi la valutazione di più e di meno per tutti i ragazzi, questo per favorire intanto la normalizzazione rispetto a eventuali fragilità che vengono percepite di un compagno e poi per favorire anche la collaborazione tra di loro. Ok, perfetto. Se c'è tempo per un'ultima domanda, questa è velocissima. Ok, nella ricerca è previsto anche un campione di controllo? Sì, nel momento in cui continuiamo approfondendo intanto anche il protocollo, perché come dicevo questo è stato uno studio pilota e il campione è veramente, diciamo, basso. Vorremmo intanto aumentare il numero del campione e poi anche utilizzare un gruppo di controllo, questo perché ci permetterebbe di avere dei risultati più dettagliati e più puliti, quindi sicuramente è una prospettiva futura. Perfetto, io ringrazio la dottoressa Migliorillo e procederei a questo punto con l'ultimo intervento della giornata. Ok, ed è un piacere presentare la dottoressa Francesca Sternini, perché rappresenta una parte veramente operativa e attiva del centro clinico della Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC di Ancona, che si estende oggi in tutta la costa adriatica. La dottoressa Sternini ci parlerà di come impiegare l'ACT in adolescenza, presentandoci un caso clinico. Di fatto, poi al centro di quello che facciamo come terapeuti c'è la persona con cui lavoriamo e che aiutiamo a evolversi in maniera autonoma secondo le proprie direzioni di vita, psicologicamente flessibili e di valore, in traiettorie di benessere, prosperità e ricchezza personale, un po' come abbiamo parlato nel corso di questa giornata. Quindi credo sia fondamentale concludere questa intensa giornata di informazione con un esempio pratico, facendo riferimento a cosa accade di fatto nella pratica clinica. La dottoressa Francesca Sternini è neuropsicologa e psicoterapeuta cognitiva, psicoterapeuta del Centro di Psicoterapia Cognitiva SPC di Ancona e dell'equipe dell'età evolutiva, specializzata in psicoterapia cognitiva con un master specifico in psicoterapia dell'età evolutiva, terapeuta primo livello EMDR e trainer di primo livello Coping Power Scuola. Lascio quindi la parola alla dottoressa Sternini. Grazie Emanuele, condivido lo schermo, ecco, già compaiono finestre strane. Ok, sì, vi parlo di un caso clinico in cui ho utilizzato le tecniche ACT che sono state descritte finora e quindi vi mostro come applicarle alla terapia di un adolescente. In particolare vi parlo di una paziente di 16 anni che chiameremo Giovanna e che frequenta il terzo anno di liceo e che si rivolge a me in seguito a una diagnosi di disturbo di panico e agorafobia con aspetti depressivi fatta dal neuropsichiatra che le consiglia di intraprendere una psicoterapia. Quindi dopo i colloqui con i genitori incontro Giovanna che mi descrive così la sua problematica. Mi dice che ha difficoltà ad andare a scuola nonostante abbia un ottimo rendimento, poiché in seguito a un attacco di panico avuto in classe all'inizio dell'anno scolastico teme di avere un nuovo attacco. Per questo spesso non riesce ad andare a scuola, oppure quando va poi si deve far venire a prendere dalla mamma. Giovanna riferisce che invece a volte riesce a resistere in classe nonostante l'ansia, ma questo le provoca una notevole sofferenza. In quelle ore sta molto male, le sembra di impazzire ed esce da scuola stremata. Oltre alla scuola mi dice che a causa dell'ansia sta rinunciando a fare tante cose che le piacciono, come andare al cinema, in palestra, ai concerti, evita tutte le situazioni in cui immagina sia più probabile avere un attacco di panico oppure in cui sarebbe difficile allontanarsi in caso avesse un attacco. Questa è la ricostruzione tramite la tecnica ABC di un episodio avvenuto in classe. Allora, prima dell'inizio della lezione di storia, Giovanna inizia a pensare che sicuramente starà male, come le altre volte. Questo pensiero le genera ansia, accompagnata da tachicardia, giramento di testa, sudorazione, tremore alle gambe. Giovanna interpreta questi sintomi come la conferma del fatto che quindi impazzirà, avrà un attacco di panico. E mentre la sua ansia aumenta, Giovanna inizia a mettere in pratica una serie di comportamenti che volti a tenere sotto controllo l'ansia e i sintomi fisici. Quindi assume una postura rigida, con lo sguardo rivolto verso il basso, cerca di controllare i battiti cardiaci, inizia un dibattito con i suoi pensieri oppure cerca di distrarsi da questi. Cioè inizia una vera e propria lotta contro i suoi pensieri e le sensazioni fisiche.
E poi a un certo punto, quando non ce la fa più, chiede di uscire dall'aula e si fa venire a prendere dalla mamma. Quindi uscire dalla situazione le crea un temporaneo sollievo dall'ansia, ma subito dopo emergono altre emozioni. L'emozione di tristezza per il fatto di non essere stata in grado di gestire la situazione. L'ansia per la paura di perdere l'anno scolastico a causa delle numerose assenze, il senso di colpa nei confronti dei genitori e poi la vergogna per ciò che potrebbero pensare i compagni. Allora, dalla somministrazione della FQ, che è un questionario composto da 8 item e che misura l'inflessibilità psicologica, emerge la tendenza di Giovanna alla fusione cognitiva e all'evitamento esperienziale degli stati interni legati all'ansia. Ad esempio, lei risponde vero agli item, ad esempio, se il cuore mi batte forte deve esserci qualcosa che non va in me, da un punteggio di 3 che corrisponde a vero, ho paura delle mie emozioni. E anche dalla scala CAM, quindi tradotta in italiano, che misura le abilità di mindfulness, emergono le difficoltà di stare nel momento presente e un atteggiamento giudicante verso le proprie esperienze emotive che Giovanna tenta in tutti i modi di sopprimere. Ad esempio, lei risponde spesso all'item se me la prendo con me stesso per il fatto me la prendo con me stesso per il fatto stesso di avere certi pensieri. Quindi questo mostra il fatto che lei si giudica negativamente per il fatto di avere determinati pensieri, o la difficoltà nel stare nel momento presente perché risponde spesso a penso a cose successe nel passato invece pensare a ciò che sta succedendo ora, oppure cerco di non provare emozioni che non mi piacciono, quindi la tendenza a sopprimere le proprie esperienze interne. Quindi, finita la fase di assessment, siamo passate alla condivisione dell'obiettivo terapeutico, che abbiamo definito in questo modo: riuscire a gestire l'ansia in modo più efficace, così che non ostacoli la mia vita. Quindi siamo partite da un obiettivo generale, che poi abbiamo definito in modo più operativo attraverso l'introduzione del concetto di valori e obiettivi in termini ACT, di cui abbiamo già parlato, insomma, hanno già parlato i colleghi. Per riassumere, i valori sono la direzione verso la quale una persona vuole andare e quindi per trovarli possiamo porre domande come cosa vuoi veramente, che tipo di persona vorresti essere, cos'è veramente importante per te, mentre gli obiettivi una volta raggiunti possono essere, come dire, depennati dalla lista. Quindi abbiamo individuato quali fossero i valori importanti per Giovanna, come ad esempio condividere le esperienze con gli amici, impegnarsi in ciò che si fa, conoscere cose nuove, il divertimento, la libertà. E poi abbiamo definito una lista di obiettivi in linea con questi valori, una lista di obiettivi che fossero SMART. SMART è un acronimo per dire che devono essere specifici, significativi, adattivi, realistici e inquadrati nel tempo. E quindi la lista degli obiettivi di Giovanna era più o meno questa: partecipare alla gita, andare in vacanza con un'amica, portare a spasso il cane, andare al cinema, andare a fare una gita in montagna. Poi ogni obiettivo è stato scomposto in dei sottobiettivi. Quindi, ad esempio, per partecipare alle assemblee di istituto siamo partiti da esercizi immaginativi in seduta, esercizi a casa, poi Giovanna ha provato a stare nell'aula magna vuota, a rimanere successivamente all'assemblea per un tempo limitato, via via maggiore. Nella fase di trattamento vero e proprio, le sedute erano organizzate in questo modo. Iniziavano con la revisione della pratica a casa, poi si passava agli episodi della settimana attraverso la matrice o gli ABC, e poi veniva fatto un esercizio esperienziale per introdurre quindi i concetti e le tecniche di diffusione, accettazione, mindfulness o autocompassione, insomma i concetti dell'ACT, e dopo ogni esercizio veniva fatta la discussione dell'esercizio. Quindi chiedevo a Giovanna cosa hai notato, che difficoltà aveva incontrato e quali fossero le immagini o le metafore che l'avevano aiutata di più. E poi si finiva con l'assegnazione della pratica a casa. La revisione della pratica a casa e i momenti di debriefing dopo l'esercizio sono particolarmente importanti perché permettono al paziente di condividere con il terapeuta le immagini, le metafore, le impressioni che sperimenta durante gli esercizi.
Quindi in realtà nella terapia gli esercizi proposti dal terapeuta poi vengono arricchiti nel corso della terapia con nuovi elementi portati dal paziente. Ad esempio ora vi mostro il lama di Giovanna arricchito con le sue impressioni, immagini e soprattutto con i suoi disegni. Allora, per quanto riguarda la prima L del lama, che sta per etichettare gli stati interni e prendere le distanze, Giovanna ha creato questo fumetto in cui ha rappresentato i suoi pensieri tipici, le sensazioni fisiche legate all'ansia e le immagini catastrofiche attraverso tre personaggi, che sono la vecchietta, l'uomo emoticon e il diavoletto. Quindi se vedete il fumetto, Giovanna si rappresenta all'interno dell'aeroporto, pronta a prendere il volo per la Corea del Sud, che sta a simboleggiare quindi la direzione dei suoi valori, perché il suo gruppo preferito è un gruppo musicale, è un gruppo sudcoreano, e quindi rappresenta come quando lei prova ad andare in direzione dei suoi valori, poi si senta ostacolata da questi personaggi. Quindi la vecchietta che le dice: se ti sentissi male, impazzirai di sicuro, come se faresti a scappare. L'uomo emoticon che invece rappresenta le sue sensazioni fisiche, quindi il giramento di testa, la sudorazione, il battito cardiaco accelerato, e infine il diavoletto che le mostra un po' lo scenario peggiore, quindi inizierai a delirare, a urlare e avrai tutti gli occhi puntati addosso. Il fatto per Giovanna, il fatto di pensare quindi ai suoi stati interni attraverso questi tre personaggi è stato utile per riconoscerli, considerarli per ciò che sono, cioè dei prodotti della sua mente, e quindi poi prenderne le distanze. Invece per quanto riguarda la seconda L, che si riferisce a lasciare andare, interrompere la lotta contro i propri stati interni, per introdurre quindi il concetto di interruttore della lotta, ho utilizzato questo semplice oggetto che aveva citato anche prima Emanuele, che è la trappola cinese, in cui si infilano le dita e poi per liberarsi bisogna fare l'opposto di ciò che viene istintivo fare. E quindi ho utilizzato questa metafora per appunto introdurre il concetto dell'interruttore della lotta. E ho proposto a Giovanna un esercizio in seduta in cui le chiedevo di, in cui abbiamo attraverso una tecnica immaginativa rievocato una situazione ansiogena e quindi rivissuta al presente, elicitando quindi tutti i pensieri, le emozioni, le sensazioni fisiche e gli impulsi legati a questa situazione. E poi le ho chiesto di lottare contro i suoi stati interni, e quindi praticamente le ho chiesto di fare ciò che lei era abituata a fare in classe, quindi mettersi nella postura rigida, cercare di cacciare le sensazioni fisiche e i pensieri, e contemporaneamente cercare di liberarsi dalla trappola tirando le dita in senso opposto, quindi in realtà rimanendo incastrata. Poi in un secondo momento invece le ho chiesto di rilassare le braccia e le mani, avvicinare così le dita in modo da liberarsi dalla trappola e contemporaneamente interrompere la lotta contro i suoi stati interni, lasciando semplicemente che i suoi pensieri e le sensazioni fossero presenti, aiutandola con delle tecniche di defusione e accettazione. Quindi questo esercizio è servito a far comprendere a Giovanna cosa volesse dire interrompere la lotta e ad abituarla a notare le differenze nella sua mente e nel suo corpo di quando l'interruttore della lotta è acceso o spento. E poi Giovanna ha iniziato a portare con sé nell'astuccio o in tasca la trappola in modo tale da poter mettere in pratica l'esercizio ogni volta che avvertiva che il suo interruttore della lotta era acceso. Per invece autorizzare e fare spazio, ho proposto a Giovanna un esercizio per favorire la disponibilità verso i propri vissuti, che si chiama Osserva, Respira, Espanditi. Qui ho scritto qualche passaggio dell'esercizio. Quando Giovanna osserva con la curiosità di uno scienziato la sensazione che prova al petto quando è in ansia, la immagina così, come l'interno della crosta terrestre, quindi fatta di vari strati, vari colori e varie temperature. Poi quando chiedo a Giovanna di respirare dentro e intorno a questa sensazione, lei immagina di gonfiarsi
ad ogni respiro, proprio come poi ha rappresentato nel disegno, e quindi mentre lei si gonfia, la sensazione rimane delle stesse dimensioni. Queste immagini che sono emerse spontaneamente durante l'esercizio aiutano Giovanna a tollerare con maggior disponibilità questa sensazione fisica legata all'ansia, che era quella con cui lei invece lottava con tutte le sue forze in classe. Quindi, dopo aver etichettato i pensieri, le emozioni, le immagini, lasciato andare la lotta e fatto spazio, è importante aiutare il paziente a stare nel momento presente. Infatti Giovanna si rende conto che spesso la sua mente viene catturata dal rimuginio del passato oppure dalle preoccupazioni future, e infatti rappresenta con questo disegno quando la sua mente è catturata dal passato o dal futuro. E quindi ho proposto a Giovanna degli esercizi di mindfulness per aiutarla a stare nel momento presente. E l'abbiamo fatta in seduta, mentre per quanto riguarda la pratica a casa, abbiamo individuato una lista di attività con cui lei potesse esercitarsi a stare nel momento presente in modo consapevole, utilizzando tutti i sensi. Quindi, ad esempio, abbiamo scelto attività semplici come mettersi la crema idratante, fare la doccia, accarezzare il cane, mangiare la cioccolata, e l'indicazione che ho dato a Giovanna era di provare a fare queste cose come se fosse la prima volta. Presta attenzione a ciò che vedi, tocchi, senti con l'udito, il gusto e l'olfatto. Gustati ogni momento, e ogni volta che ti accorgi di esserti disconnessa, ringrazia la tua mente e riconcentrati su ciò che stai facendo. E quindi Giovanna a casa sceglieva un'attività da mettere in pratica e segnava in questo diario quindi la data e l'ora in cui l'aveva fatta, l'esercizio che aveva deciso di mettere in pratica e le difficoltà che aveva incontrato durante l'esercizio, che erano rappresentati praticamente dai pensieri che catturavano la sua attenzione durante l'esercizio. L'ultimo passaggio del lama consiste nell'agire in direzione dei propri valori. Qui ho messo una matrice per Giovanna il fatto di utilizzare il lama era particolarmente utile nel momento del risveglio, perché quando si svegliava per andare a scuola, spesso veniva assalita dalle preoccupazioni di ciò che sarebbe successo in classe, e quindi rimaneva bloccata a letto e non andava a scuola. E mentre mettere in pratica i passaggi del lama le permetteva prima di riconoscere i suoi pensieri, prenderne le distanze e riportare la sua mente al momento presente, così da trovarsi in una posizione migliore per fare ciò che considerava importante per lei, e quindi prepararsi, scendere dal letto, prepararsi ad andare a scuola. Quindi il passaggio è stato dal voglio andare a scuola ma ho l'ansia a voglio andare a scuola e ho l'ansia. Quindi questo è il lama di Giovanna, proprio arricchito da tutte le sue metafore e le sue immagini che emergevano nel corso degli esercizi proposti. Per quanto riguarda poi un'altra parte importante della terapia, è stato il lavoro sull'autocompassione. Infatti ho somministrato a Giovanna la scala sull'autocompassione, che è un questionario che valuta quanto il paziente considera se stesso con gentilezza, comprensione e compassione. Dalle risposte emerge che spesso Giovanna si giudica negativamente e si incolpa per il fatto stesso di star male. Quindi abbiamo deciso di lavorare anche su questo aspetto. Questa fase della terapia è stata introdotta attraverso la musica, in particolare l'ascolto di una canzone, appunto dei BTS, che è il gruppo sudcoreano preferito di Giovanna. I BTS hanno fatto un album che si intitola Love Yourself, e nella canzone Epiphany hanno proprio sottolineano l'importanza di amare se stessi. E quindi siamo partiti da qui. E poi per promuovere l'autocompassione abbiamo utilizzato l'esercizio Te più giovane. Si tratta di un esercizio immaginativo che consiste nel chiedere al paziente di portare alla mente un'immagine del passato in cui si è sentito non così bravo, debole, sbagliato, questo in base alla storia del paziente. Di descrivere la scena come se la stesse vivendo ora, come se fosse quel bambino. E poi il paziente deve immaginare invece il se stesso di adesso, entrare nella scena
e interagire con il sei bambino facendolo sentire compreso. Ciò ha permesso a Giovanna di sviluppare un senso di tenerezza e di gentilezza verso le parti di sé più vulnerabili. La terapia con Giovanna è ancora in corso, alcuni obiettivi sono stati raggiunti, e su altri invece stiamo ancora lavorando. Grazie mille alla dottoressa Sternini. Allora, stanno arrivando intanto un po' di domande ancora, quindi invito se ci sono domande. Ok, si possono trovare facilmente i punteggi cutoff dei vari test visti in queste slide? Sì, sono di facile reperibilità, come dicevi te prima Emanuele, sull'ACT c'è tanto materiale ed è anche molto facile reperirlo. Quindi sì, si trovano facilmente, penso che con le indicazioni bibliografiche che lasceremo le possono trovare tranquillamente, come ho fatto io, e poi se ne può fare sì, un uso sia da un punto di vista qualitativo che per la ricerca, un uso quantitativo, anche perché questi tre che ho nominato sono stati tradotti in italiano. Perfetto, un'altra domanda curiosa è rispetto a quali processi dell'AMA riscontrato maggiori difficoltà, quali invece sono più in qualche modo esperienzialmente raggiungibili, insomma, in tempi più brevi? Allora, dipende sicuramente dal paziente. Nel caso di Giovanna, la parte di accettazione e espansione rispetto alle sensazioni fisiche è stata accolta veramente bene, perché appunto era veramente stremata dalla lotta che effettuava in classe e quindi avere la possibilità di avere un'alternativa rispetto a quello che stava mettendo in pratica, di cui poi era consapevolissima dei svantaggi, per lei è stato di grande sollievo e l'ha messo subito in pratica. Più difficile è il lavoro, è stato con lei però, il lavoro con i pensieri, perché comunque lei fa difficoltà ad uscire dal dibattito con il pensiero, forse anche perché è una ragazza molto razionale e quindi spesso si accorge di essere intrappolata nella lotta, e quindi ogni volta che le viene un pensiero tende un po' a cadere nell'errore di iniziare un dibattito con questo, però piano piano sono tecniche che richiedono un grande allenamento, e quindi per questo è importante la pratica a casa. Io ad esempio ho fornito a Giovanna anche un file audio, quindi il lama l'abbiamo disegnato, l'abbiamo appunto arricchito con i disegni, io le ho registrato un file audio in modo che lei lo potesse mettere in pratica anche quando era senza di me, quindi insomma la pratica è assolutamente necessaria. Bene, io ringrazio la dottoressa Sternini, in realtà ringrazio tutti queste eccezionali presentazioni. Siamo quasi giunti al termine di questa giornata di formazione, siamo anche in orario, quindi siamo riusciti a recuperare i vari tempi. Ma siamo al punto dei ringraziamenti, quindi direi innanzitutto un sentito ringraziamento a chi ci ha seguito dall'altro capo della webcam nelle varie città d'Italia. Eravamo più di 600 persone su Zoom e tantissime persone su Facebook, quindi lasciatemi dire che la vostra presenza è quella che dà un senso alla nostra continua ricerca di migliorarci, di crescere, di portare dei contributi che possano essere in qualche modo innovativi e clinicamente pratici e che possano arricchire la vostra, ma direi anche la nostra formazione e crescita scientifica in qualche modo. Ciò che condividiamo nel nostro lavoro clinico con le persone poi con cui lavoriamo. Quindi grazie per averci seguito in questa giornata di formazione, un profondo grazie va a tutti i relatori per l'amicizia innanzitutto, per la professionalità, la qualità e la ricchezza di tutti questi contributi che ci hanno voluto presentare oggi. Un ringraziamento assolutamente va a Pietro Coletti per aver svolto in questa regia di questa giornata e nell'organizzazione di questo evento nei giorni scorsi un lavoro eccezionale. Senza di lui probabilmente questo workshop non avrebbe potuto tecnicamente avere luogo. E invece ci ha permesso di comunicare a distanza con centinaia di persone e anche di diffondere questo lavoro tramite i vari canali social. Insieme a lui desidero ringraziare anche Francesca Righi, Deborah Ferri, Franco Cicaloni, Martina Mancinelli, Elena Casolato, Melania Castelluccio, Federica Arcidiacono,
Matteo Evangelisti e tutto l'immenso lavoro che c'è dietro la segreteria e l'amministrazione delle scuole di psicoterapia cognitiva per fornire un servizio e una formazione eccellente su tutto il territorio nazionale. Un grande ringraziamento va infine ovviamente al professor Mancini per aver reso possibile tutto questo e direi anche per averlo reso possibile in una modalità di fruizione gratuita e aperta a chiunque ne faccia richiesta. L'invito naturalmente è quello di segnarvi le prossime date e visitare la pagina apc.it, cognitivismo.com, psicoterapeutinformazione.it e i nostri canali social, le pagine Facebook, per avere un elenco aggiornato dei vari eventi organizzati dalle scuole di specializzazione in psicoterapia cognitiva. Non ci resta quindi che augurarvi un magnifico inizio di quest'estate 2020 e di poterci rivedere prossimamente. Grazie ancora a tutti per la vostra presenza e buon proseguimento di giornata.